Buonasera a tutti. Siamo inizio i lavori, prego segretario con l'appello. Marciano Pietro Paolo. Presente. Camarosa Giuseppe. Presente. Cristino Francesco. Presente. Bruno Rosario. Presente. Comite Nicola. Presente. Magnara Maurizio. Presente. Fiscia Raffaele. Presente. Biasi Franco. Presente. Sant'Angelo Giancarlo. Presente. Pizza Michele. Pizza. Russo Gennaro. Presente. Pisca Mario. Santo Sosso Gerardo. Assente giustificato del silenzio. Porta Massimo. Presente. Bufano Bruno. Bruno Bufano. Assente giustificato del praticamente. Serve Elvira. Presente. Un paripasso di Gerardo Antonio. Assessore Camicella e Di Filippo. Va bene, assessore Davizio, abbiamo giustificato il medico. Va bene, la seduta è valida. Partiamo con il primo punto all'ordine del giorno, l'interrogazione e l'interpellanza del consigliere Raffaele Pesce al sindaco su servizio mensa scolastica. Qua il sindaco ha delegato la risposta al consigliere Franco Crispino. Prego, consigliere Pesce. La mia interrogazione in merito alla mensa scolastica, con la quale invito l'amministrazione a provvedere al definitivo funzionamento del servizio, così come mi è stato richiesto da tanti genitori e da tanti concittadini nei vari circoli per coprire tutto il territorio, e quindi è disprone a capire quello a spingere l'amministrazione a intervenire come le altre interrogazioni e a capire, a far capire ai cittadini se c'è un iter che si sta seguendo per ovviare ai disservizi che ci sono e per migliorare i disservizi che ci sono. E quindi vogliono essere le varie interrogazioni anche da ausilio all'amministrazione per verificare quello che sono le istanze che provengono dalla minoranza, dei cittadini agropolesi, quindi per fare meglio e per rendere la città più vivibile, anche perché non c'è più il mezzo della domanda rispondere praticamente, come si chiama? Cioè, prima il question time, non mi viene la parola. Non c'è, io chiedo se c'è la possibilità in questo momento, anche se esco dalla interrogazione, di arrivare a riproporre il question time. Questo magari lo proponiamo anche nella commissione regolamento e statuto, perché credo che sia di utilità non solo alla minoranza ma all'intera popolazione, è utile anche alla maggioranza, e tramite il question time può evitare continue interrogazioni e lungaggini consigliari e rispondere semplicemente nelle materie che vengono poste come riferimento. Quindi la mia è una interrogazione volta a capire se c'è la volontà di operare in merito alla mensa scolastica, ma soprattutto per avere un ragguaglio in ordine a quello che sta facendo l'amministrazione. Grazie consigliere, prego consigliere Crispino. Grazie consigliere Pesce, perché mi dà l'opportunità stasera di rendere edotto a nome della maggioranza quelle che sono le determinazioni in merito a un servizio che noi riteniamo prioritario della nostra città, quello della mensa scolastica. Tendo innanzitutto a rimarcare il fatto che lunedì prossimo, 3 ottobre, ripartirà la mensa delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria di primo grado. Il lunedì successivo anche della scuola primaria di secondo grado. E aggiungo, ma non c'era un fabbisogno di cucine, di strumentazione per cucine? Sì, cioè, sì. È stata allora, esente, da 0 a 2005 20 euro al blocchetto, ogni blocchetto sono 20 pasti, poi c'è una fascia da 2005 a 5.000, un'altra da 5.000 a 10.000, un'altra da 10.000 a 20.000, un'altra da 20.000 a 50.000 e poi il vendio superiore a 50.000. No. Sono delle... è una...
delibera, sono state tariffe applicate con una delibera di giunta comunale del 2013, quindi non sono decentissime. Sono rimaste quelle. Per quanto attiene invece alla ti riferisci sicuramente al plesso Landolfi, sì. Per l'allestimento della cucina ci siamo attivati, abbiamo i preventivi, abbiamo le schede tecniche, sarà una cucina con funzionamento elettrico perché è sottoposta al manto stradale, quindi non possiamo far sì che sia alimentata a gas e alimentata a energia elettrica. Abbiamo raccolto le schede tecniche, i relativi preventivi e nel giro veramente di pochissimi giorni si procederà all'affidamento e quindi all'inizio dell'allestimento della cucina. Grazie consigliere, è soddisfatto consigliere Pesce? Sono soddisfatto della risposta del consigliere, spero che quello che ha detto a breve si ultimerà. Verificheremo poi l'andamento del servizio e sempre per il bene della comunità, quindi reputo la risposta del consigliere soddisfacente. Ovviamente ha bisogno di una verifica e quello è il ruolo della minoranza, ma la minoranza sa accettare anche quando la maggioranza dà una risposta definita e concreta. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Elvira Serra al sindaco sullo stato di dissesto della strada via Carlo Pisacane. Prego consigliere. Grazie per avermi dato la parola. Vorrei sfruttare un minuto della mia interrogazione per ringraziare gli operatori dell'Agropoli Servizi e tutti quanti si sono dedicati durante questo brutto momento di disagio per la città dovuta alle piogge e a tutti i dissesti che ci sono stati. Grazie a loro e anche ai funzionari che hanno passato le nottate intere per lavorare, per rendere più agibile la città. E, signor Presidente, gentilissimi colleghi, il mio gruppo ed io presentiamo un'interrogazione che avevamo già protocollato ad agosto, ma chiaramente poi il tempo intercorso in questo Consiglio Comunale è trascorso. Molti cittadini ci hanno scritto e noi stessi siamo preoccupati della situazione che insiste su via Pisacane. Ricordo a me stessa che via Pisacane è quella strada che viene dal porto e porta a Piazza delle Mercanzie, via Granatelle. Lì c'è una frana e quindi se continuasse a franare in questo modo si porterebbe giù il palazzo e anche tutte le strutture ricettive che ci sono in quella zona. So che c'è stato un progetto che è stato avviato, io volevo conoscere lo stato delle cose, i cittadini vogliono conoscere lo stato delle cose perché sono preoccupati. La mia preghiera tra l'altro in questa interpellanza è che nel progetto che noi abbiamo visto, dal quale il rendering non è che si vede chiaramente perché c'è una piazza con una prospicienza arrotondata, però è chiaro, io mi sono informata presso l'ufficio tecnico e mi hanno detto che lo spostamento di circa 2 metri del muretto serve per poter palificare sotto e per rendere stabile la frana. E quindi io volevo sapere, uno, se l'immagine del progetto che noi abbiamo avuto è quella reale e poi i lavori quando saranno iniziati e quando saranno ultimati, perché è una situazione davvero drammatica che preoccupa la città. E un'altra preghiera forte è che si metta tutto il cuore in quest'opera, perché quello è il centro storico pulsante della città e quindi va trattato con amore, nel rispetto della storicità, quindi i materiali e tutto quello che verrà fatto che sia, che risponda a quello che è il rispetto dei luoghi. Questa è la domanda che io faccio, voglio sapere quando sarà avviato il progetto e quando sarà completato, perché questo è appaltato già, quando sarà completato, perché la città è preoccupata di questa frana. Voi sapete che Agropoli purtroppo è soggetta a molte zone che stanno avendo difficoltà idrogeologiche, anche sulla strada di Trentova spesso, presto partirà un progetto e poi speriamo i lavori, perché pure la strada di Trentova se ne sta venendo giù. Insomma, questa città va tenuta sotto controllo. Noi come opposizione, come diceva pure il mio collega,
abbiamo l'obbligo di ascoltare i cittadini, di portare alla vostra attenzione quelle che sono le preoccupazioni della città e che sono anche le nostre preoccupazioni. Sicura di una risposta certa, io vi ringrazio. Grazie. Anche qui il sindaco ha delegato il consigliere Marciano. Salve a tutti, salute. Allora, sono lieto di comunicare alla consigliera Serra e a tutta la città che finalmente dopo 5 anni di lavoro, perché il progetto è stato avviato, il progetto di riqualificazione di via Pisacane è stato avviato nel 2017. Allora, l'ufficio lavori pubblici, quindi l'amministrazione comunale, è riuscita ad avere tutti quanti i pareri, fortunatamente favorevoli, e quindi di conseguenza questo progetto è stato portato al è stato appaltato, in effetti, è stata effettuata la gara di appalto un mesetto fa circa, i finanziamenti sono del PNRR, l'importo dei lavori di 485.000 euro. L'inizio dei lavori è previsto intorno alla prima metà di ottobre, quindi ovviamente sono i lavori che saranno eseguiti nell'imminenza. E saranno ultimati presumibilmente, sono circa la durata di circa 7 mesi, quindi entro il 30 di maggio 2023. Quindi questa è un'ottima notizia ovviamente. Allora, ci tengo a precisare che ovviamente la preoccupazione della consigliera Serra, della minoranza, è la preoccupazione ovviamente di tutta l'amministrazione. Tanto è vero che abbiamo iniziato questa procedura già da lontano 2017, perché effettivamente si erano già verificate, viste delle problematiche, quali ad esempio piccoli smottamenti, lesioni sulla strada e così via di seguito, insomma, e quindi di conseguenza ci eravamo già preoccupati di questa cosa. Però purtroppo è normale che abbiamo dovuto acquisire tutti quanti i pareri della sovrintendenza, non è semplice acquisire i pareri, quindi voglio rassicurare la consigliera Serra e tutta la minoranza che senz'altro i lavori saranno effettuati nel pieno rispetto di tutti quelli che sono i parametri urbanistici, ma soprattutto ambientali, architettonici e così via. Quindi di conseguenza, ok, credo di aver esaurito la spiegazione. Se c'è qualche altra cosa. Procederei col punto numero 2. Interrogazione di interpellanza del consigliere Raffaele Pesce al sindaco sul servizio scuolabus. Come già detto, risponde dopo il dottore Ciancio. Io so che oggi all'ordine del giorno c'è un argomento che tratta proprio la mia interrogazione, quindi avremo modo pure di discuterne. No, ma è giusto per dire, la mia interrogazione, assessore, come ho detto prima, è volta solo a sollecitare interventi pubblici dell'amministrazione anche a tutela di quelle che sono le perplessità dei cittadini che vengono informati o non riescono a informarsi diversamente, invece seguendo il consiglio comunale possono venire a conoscenza di come stanno le cose. Noi le sollecitiamo, le continueremo a sollecitare nel caso riusciamo a avere una risposta che riteniamo conferente opportuna, siamo anche disponibili a discutere meglio nel merito, a valutare anche il nostro voto se interessante per la comunità. E ovviamente, come la richiesta che ho fatto sulle mense scolastiche, anche la mensa sullo scuolabus mi viene da tantissime famiglie che sentono il bisogno. Certo. Però sull'interrogazione c'è la risposta, sull'argomento c'è il voto, come diceva poc'anzi il consigliere La Porta su richiesta del pubblico. Ma infatti per me alla fine è l'argomento è quello, io ho preso atto, ho letto la documentazione, ma la mia richiesta era ovviamente del 5 agosto 2022, poi ci fu una delibera di giunta poco dopo, l'indirizzo per quello che avete poi portato avanti, se avete portato avanti in modo, a nostro avviso, adeguato, lo vedremo dopo nel prossimo argomento, quindi per me va bene, possiamo anche parlarne dopo, tanto questa è una risposta soltanto, non è a voi, quindi per me possiamo pure passarla
come chiede l'assessore. Il mio gruppo ed io vi abbiamo presentato un'interrogazione su una tematica che sta molto a cuore a noi ma alla città, che è quella, che è il tema della sicurezza. Certamente non è un tema che scopriamo oggi, però ci sono alcuni luoghi ad Agropoli che sono soggetti veramente a dei fastidiosissimi comportamenti, soprattutto durante le ore notturne. Cioè il porto è preda di scorribande, di motorini, macchine. Io credo che coloro i quali abitano in quella zona veramente stiano pensando già da tempo di vendere le case e andare via, perché non è, il porto non è solo turistico o sbarco dalle barche, ci sono abitazioni. E poi per quanto riguarda anche altre vie della città, essendo via Pio Decimo, durante la notte, io non so se fanno loro delle gare, perché è impressionante il rumore di queste macchine e motorini che scorrazzano durante la notte. Allora io sindaco le chiedo se è possibile porre fine a questo, immaginando di avere una sicurezza notturna, vigilanza notturna anche nei periodi invernali, visto che voi avete previsto questa vigilanza non in tutta la città ma al porto durante il periodo estivo. Non sarebbe il caso di vedere in qualche modo di avere più sicurezza durante la notte, in modo da lasciare tranquilli i nostri cittadini? E ancora, non solo un istituto di vigilanza per tutto l'anno, ma che ne pensate ad esempio di prevedere anche che i vigili urbani facciano dei turni di notte, magari avendo più personale per quanto riguarda i vigili urbani, perché la notte la città è completamente abbandonata a queste bande di persone che non sanno autodeterminarsi e comportarsi in maniera civile. Io credo che pure voi, abitiamo tutti ad Agropoli, io credo che questo tema lo sentiamo un po' tutti quanti, e quindi questa è la richiesta che io faccio, l'interrogazione che io faccio, e attendo la vostra risposta. Grazie. Grazie dottoressa, risponde in questo caso l'assessore Di Filippo. Grazie dottoressa per la domanda, e ricordo che l'interrogazione è proprio da 8 agosto, quindi è un po' di tempo. Innanzitutto noi abbiamo fatto un progetto sperimentale proprio per il porto di custodia e guardia. L'abbiamo chiamato sperimentale perché giustamente era la prima volta che con pubblico e privato si immaginava questa guardia notturna nei mesi estivi. Certamente il porto è un elemento centrale della nostra città, piuttosto della nostra comunità, che va controllato, supervisionato e guardato con attenzione. Pertanto voglio solo ricordare che oltre il progetto sperimentale posto in essere quest'anno, che cercheremo, voglio provvedere con ufficio a valutare la possibilità di estenderlo a più mesi all'anno, quindi colgo a buon cuore la proposta, però il nostro porto ospita il nostro ufficio circondariale marittimo, nella persona del comandante Manca attualmente, prima del comandante Di Valerio. Più volte ci siamo confrontati con loro proprio sulla sicurezza del porto e eravamo già divenuti a una soluzione parziale, ossia quella di istituire una sbarra intelligente che permettesse una sorta di zona ZTL per coloro che non hanno o il pass o per coloro che non pagano il ticket. Quindi si era già parzialmente affrontato il problema e è divenuta anche già una soluzione. Infatti nelle opere biennali abbiamo messo anche questo investimento per questa sbarra intelligente. In più, allo stato attuale, oggi il porto ha un H24 garantito dai nostri ormeggiatori, i quali li ringrazio in questo particolare momento di disagio, perché grazie al loro intervento hanno salvato una decina di barche in questi ultimi giorni e purtroppo due sono anche affondate per inerzia dei proprietari e poca vigilanza da parte degli stessi. E quindi abbiamo un H24. E oltre alla guardiania, voglio sempre ricordare, perché delle volte noi pensiamo che il porto è un po' abbandonato, però vi posso assicurare che il porto è il posto più videosorvegliato di Agropoli. Noi al porto, oltre alla guardiania, abbiamo attualmente un impianto di sorveglianza di 6 telecamere infrarossi analogiche che controllano gli ingressi al porto, la rotonda, l'area di parcheggio e i bagni, i quali queste telecamere ci hanno permesso anche di farci pagare i danni da coloro che ci hanno purtroppo danneggiato la sbarra per 4 volte quest'estate. E in più abbiamo 3 telecamere Speedom che sono state installate già in passato, le quali zoomano e riescono a fare anche riconoscimento targale, e per determinati episodi siamo riusciti ad identificare anche dei trasgressori come auto che correvano e altro, oppure motorini che ci hanno danneggiato la sbarra.
Pertanto accolgo a buon cuore la proposta, cercheremo con l'ufficio di ampliare i servizi perché questo mi interessa, anche se l'auspicio e l'invito è che il controllo sia su tutto il territorio. Il porto sicuramente, egoisticamente vi dico, deve essere il punto di partenza, però secondo me proporrei più attenzione su tante altre parti periferiche del nostro territorio che purtroppo non hanno la stessa, spero che sia prevista la risposta. Dobbiamo prendere delle apparecchiature che vedano anche i vigili urbani, è necessario infatti, che abbiano questa risoluzione, è incredibile che i vigili urbani debbano ricorrere a un altro controllo per avere una visione di quello che accade. Io direi, assessore, impegnati il sindaco pure affinché i vigili possano guardare in quelle telecamere quello che accade in tempo reale, perché noi vogliamo sicurezza nella città, abbiamo bisogno di sentirci più sicuri. Grazie mille. Grazie a te. Allora, proseguiamo quindi con il punto numero 5 all'ordine del giorno e abbiamo l'interrogazione e interpellanza del consigliere Raffaele Pisci al sindaco su censimento tale utenze non domestiche. Prego, consigliere Pisci. La mia richiesta in merito al censimento TARI mi viene perché sono stato più volte sollecitato, ma anche stamattina stesso, perché stanno provvedendo a svolgere appunto queste verifiche. Molti cittadini non sanno con chi hanno a che fare, se effettivamente si tratta di personale inviato dal comune, perché sappiamo tutti che c'è pure un po' di preoccupazione nel ricevere nelle proprie abitazioni personali, benché munito di tesserino e tutto il resto. Quindi, come dico nella mia interrogazione, vengo sollecitato numerosi cittadini riguardo l'avviso di censimento TARI. Credo sia doveroso fornire alcune delucidazioni in ordine al richiamato censimento, in primis sulla necessità del censimento stesso, anche con riferimento alle precedenti verifiche che ci sono state effettuate dai funzionari, e sulla motivazione che hanno portato a delegare e affidare il servizio di verifica stesso, quindi non espletato da dipendenti comunali, ma affidato a terzi, sebbene concessionario. E reputo necessario, come scrivo, predisporre un elenco pubblico dettagliato relativo al personale incaricato delle operazioni, magari pubblicandolo pure sul sito del comune, così le persone possono verificare effettivamente il tizio è quello indicato, e quindi chiedo una risposta in consiglio comunale sempre per chiarire quanto si sta facendo in merito. Voglio approfittare anch'io di questa occasione, così come ha fatto in precedenza la consigliera Serra, di ringraziare vivamente gli operai della Coplice Rendo Servizi, i volontari della Protezione Civile, i funzionari delle aree interessate che si sono adoperati in questi giorni, i vigili del fuoco, il corpo della Polizia Municipale, tutti coloro che si sono adoperati per far sì che i danni arrecati dal maltempo della scorsa notte causassero il minor danno possibile per le cose, per il patrimonio pubblico, per il patrimonio privato e soprattutto per le persone. Ricordo che l'attività di accertamento consiste nel verificare, soprattutto per quanto riguarda appunto le attività non domestiche come sono quelle là oggetto di accertamento in questo periodo, le metrature, perché ricordo che una volta individuata la tariffa a seconda della tipologia di attività, poi l'importo da pagare da parte di queste attività non domestiche esce fuori applicando la tariffa alla superficie utilizzata per l'espletamento della propria attività. Quindi questa attività di verifica consiste, oltre che nel individuare degli operatori economici cosiddetti in nero, ossia che non si sono mai registrati, così come prevede il regolamento TARI in oggetto, che prevede che è un onere a carico del contribuente di registrarsi presso gli uffici comunali per denunciare l'inizio dell'esercizio dell'attività e per denunciare la superficie utilizzata. Quindi e posso dire che da un report che mi è stato riferito dalla società concessionaria sono state individuate diverse centinaia di soggetti che non erano mai stati mai stati censiti ai fini TARI. Questo ulteriore controllo, ripeto, sta a verificare l'effettiva superficie utilizzata e l'effettivo svolgimento dell'attività, cioè se l'attività
effettivamente svolto in quella superficie corrisponde a quella, alla tariffa applicata, in quanto, ripeto, le tariffe divergono e vengono approvate ogni anno dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione della tariffa etaria, divergono a seconda della tipologia di attività svolta. Lo scopo qual è? È quello, l'augurio che noi come amministrazione ci siamo presi, io mi sento già oggi quasi dire, ma non vorrei poi rimanere smentito quando andremo l'anno prossimo ad approvare le nuove tariffe, ma le previsioni sono, mi permettono di dire che molto probabilmente già dal 2023 riusciremo ad applicare una riduzione grazie a questa attività di ampliamento della superficie tassabile, tra virgolette, che sarà soggetta a tassazione grazie a questa attività, potremo quasi sicuramente avvenire a una riduzione delle tariffe etarie. Per quanto riguarda l'attività, questa attività, chiedo scusa per, diciamo, per i fastidi che può essere data agli operatori economici, però ripeto, lo scopo è quello che ho detto innanzi. Questa attività è svolta da personale dell'aggruppamento temporaneo di impresa Municipia e Gamma Tributi, che è il concessionario che è appunto a quale è stato affidato il servizio, ed è dotato di tesserino riconoscibile con logo del comune e con logo della stessa società. Mi adopererò, poi chiederò anche al segretario se fosse possibile mettere sul sito i nominativi di queste persone, mi adopererò affinché questo possa avvenire. Però ripeto, noi abbiamo avvisato anche con dei manifesti apposti sul territorio comunale l'inizio di questa attività e ho chiesto loro di fare in modo che queste attività possano arrecare agli operatori, ripeto, il minor disagio possibile, però questo disagio deve essere, diciamo, casomai vinto da quello che è lo scopo finale di questa attività. Grazie sindaco. Consigliere Pesce. Abbastanza esaustiva la risposta del sindaco, però io faccio un riferimento. Emerge che non ci fosse la possibilità di fare le verifiche con personale comunale, no? O con personale delle partecipate comunali, però mi risulta che per le stesse attività dei funzionari comunali furono addirittura premiati, che sono ancora in servizio da poco, non in servizio, pochi anni fa, lautamente per le attività di verifica della Tari. Ora emerge che non c'è la possibilità di sopperire al servizio un personale comunale. Vabbè, questo prendiamo come atto, diamo atto che questa è la risposta. In base all'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale proporrei di trattare un unico argomento, naturalmente garantendo tutti i tempi che sono già previsti per ogni singolo consigliere nell'esporre le argomentazioni. Posso sì. Rispondere visto che è la mia interrogazione? Stiamo parlando della mia interrogazione. Ho proposto se la vogliamo trattare in un unico argomento, naturalmente prego. Devo rispondere alla proposta, no? Vista l'interrogazione. No, io credo che l'interrogazione che ho fatto, alla quale è obbligatoria una risposta, non possa essere unita con una mozione alla quale non c'è nessuna risposta ma un voto nel merito che può anche non essere argomentato. È chiaro, consigliere, quindi, però l'articolo, cioè, 24 io, capito, dice chiaramente 24 che li posso mettere insieme, però, quindi lei farà la propria discussione, il consigliere La Porta giustamente farà la propria quindi soltanto discussione. Unendole, ma non per voto, non sono no, lei farà la sua come interrogazione. Sicuramente, questa poteva essere unita all'interrogazione della consigliere Serra, anche quella del consigliere Serra, tra l'altro era la stessa richiesta, quindi infatti, questo lo potevamo verificare prima. Va bene. Quindi proporrei di votare questa proposta. Chi è favorevole? Unanime. Ringrazio tutti. Io avevo già proposto in merito all'addetto stampa del Comune, a chiarimento di quello che è il ruolo e di quello che è il rapporto di lavoro, una interrogazione
in data 5 agosto 2022, alla quale poi ho avuto una risposta soltanto in data 7 novembre 2022, che a mio avviso non è esaustiva, perché io chiedevo che mi fosse chiarito se il sindaco avesse provveduto o meno alla nomina, questo il 5 agosto, di un responsabile della comunicazione. Noi sappiamo che oggi è fondamentale la comunicazione per un ente, ma per qualsiasi politico abbia interesse a che venga conosciuta la propria attività. Quindi, ma la comunicazione ufficiale di un ente deve avere delle certezze, soprattutto nelle procedure di nomina e poi nell'andamento della comunicazione stessa. E quindi chiedevo se lo stesso fosse a servizio dell'ente o a servizio esclusivo della figura del sindaco, le modalità di nomina e di spesa, fornendo ogni documentazione utile. Chiedevo che mi fossero forniti chiarimenti sul responsabile della pagina ufficiale Facebook Città di Agropoli, indicando i nomi di tutti coloro che hanno accesso alla pagina Città di Agropoli e che predispongono i post, perché la pagina Città di Agropoli è appunto dell'ente, non del sindaco, non dei consiglieri. Con l'occasione non si può sottacere, praticamente su quella pagina facevo notare che venivano postati, condivisi post della pagina privata, che resta privata, benché il sindaco rivesta la fascia sulla fotografia, resta comunque una pagina privata, non dell'ente, venissero condivisi post della pagina Roberto Antonio Mutali Passi. A questa richiesta, ribadisco, del 5 agosto 2022, ha fatto seguito, dopo il 7 settembre, una lunga risposta di elogio sicuramente per il professionista incaricato, poi vedremo come, ma non metto in dubbio le capacità del professionista. Ma io non avevo chiesto questo, perché non mi permetto di giudicare o di sindacare le capacità professionali di chi il sindaco o l'amministrazione crede di dover nominare, ma soltanto se siano attuate le procedure e che si sappia che quella persona che scrive anche su una testata giornalistica, che ha scritto in campagna elettorale su quella testata giornalistica, sia stato assunto come nelle vesti di addetto stampa. Ho ribadito pertanto che di non essere soddisfatto dalla risposta del sindaco e quindi ho riproposto la mia interrogazione, anche per fare chiarezza nei confronti degli altri giornalisti che ad Agropoli e delle altre testate giornalistiche che lavorano sul territorio, asetticamente tra l'altro. Quindi ho ribadito che la mia richiesta, come dicevo, era volta ad appurare quanto fosse stato ufficialmente fatto dall'amministrazione. Ho richiesto la documentazione inerente all'assunzione dell'addetto stampa e ho ribadito ancora qual è la situazione della gestione della pagina Facebook. Le faccio notare ancora che se la pagina Roberto Mutali Passi sindaco è una pagina ufficiale, quindi di Roberto Mutali Passi sindaco del comune, avrebbe dovuto evitare di postare immagini di campagna elettorale nello specifico del Partito Democratico, perché se la pagina ufficiale del sindaco è un conto, se la pagina ufficiale Roberto Mutali Passi anche politico, anche sindaco di Agropoli, privato, è un altro discorso. Quindi avvalora ancora di più la mia richiesta del 5 agosto che sulla pagina Città di Agropoli non può essere condivisa una pagina privata, che è quella Roberto Mutali Passi sindaco, privata, perché è emerso, ribadisco, che sia privata ma da politico, perché c'è la campagna elettorale PD su quella pagina, quindi o l'una o l'altra, quindi è un chiarimento dovuto. Ma avrei fatto la stessa richiesta pure se ci fosse stato un altro partito, ad esempio Calenda o ad esempio Fratelli d'Italia. Non è questo il punto, bisogna scindere il ruolo istituzionale della persona che ricopre la posizione di sindaco dal ruolo politico che la stessa persona ricopre pacificamente, può fare la campagna che vuole, ma non devono passare come pagine ufficiali.
pure io sulla mia pagina posso mettere immagini di campagna elettorale, ma sicuramente non basterà mai sulla pagina Città di Agropoli, eppure sono consigliere comunale come lo sono gli amici consiglieri comunali di maggioranza. Quindi sono dei chiarimenti dovuti, ma si può, io non penso di essere un censore su queste cose, vorrei solo dei chiarimenti, così evitiamo di sbagliare, per le prossime volte evitiamo di usare la pagina Città di Agropoli. Sicuramente non l'ha fatto il sindaco le condivisioni, questo è poco ma sicuro, non credo che il sindaco si occupa della pagina Città di Agropoli direttamente, quindi vorrei capire chi è che si occupa della pagina Città di Agropoli e quello che pensano di fare con queste condivisioni di post che vengono da altre pagine, su un sito istituzionale. Grazie. Invito ancora una volta, dato che l'argomento è lo stesso, a perfezionare, ma l'ho detto anche agli uffici, il sito ufficiale del Comune di Agropoli. Vi consiglio di mettere di nuovo, pubblicare di nuovo le delibere di giunta e di consiglio direttamente sul sito comune di Agropoli e non sull'albo vetore, perché è di difficile consultazione e molto spesso, ma questo l'ho detto anche agli uffici competenti, non si riesce nemmeno ad entrare, quelle fino a maggio 2018 e oltre maggio 2018. Ci sono dei disservizi che credo siano del sistema, non voluti, però... Ormai a 2 mesi, sono 2 mesi, l'ho ribadito più volte, quindi bisogna capire come sistemare il sito, a tutela proprio anche della visibilità dell'operato dell'amministrazione, tra l'altro. Ma pubblicare, innanzitutto la richiesta era volta a sapere se ci fosse ufficialmente un addetto stampa, perché non c'erano atti di nomina di giunta, quindi non era possibile verificare attraverso i canali istituzionali se fosse stato o meno nominato un addetto stampa, quindi ben venga saperlo, però non ci mettete in condizioni di fare tante interrogazioni per sapere le cose, cerchiamo di pubblicare tutto sui siti istituzionali dell'ente, così noi evitiamo, la risposta la possiamo apprendere, se fosse stato pubblicato sull'ente anche quel rapporto lavorativo, benché temporaneo, benché per 5.000 euro come dice il sindaco fino a dicembre, ma mi sembra che l'addetto stampa sia dipendente pubblico, quindi non credo che possa avere tanto di più all'anno e credo che debba essere anche autorizzato dal datore di lavoro pubblico, no, per fare addetto stampa, sicuramente lo sarà, però voglio dire, né vado a sindacare nel merito i post condivisi. Sembra che stiamo parlando di cose di poco conto, invece l'immagine della città su Facebook è fondamentale. Se si condivide sul sito ufficiale Città di Agropoli un'altra pagina, che può essere Sindaco Mutalipassi, Roberto Antonio Mutalipassi, ma che non è ufficiale, e si fa pubblicità a quella pagina che non è ufficiale, e poi su quella pagina si pubblicano immagini partitiche, non è così che si fa. La pagina Città di Agropoli non deve condividere né post di Mutalipassi sindaco né di Roberto Mutalipassi persona privata, ma né di pizza né di pesce né di nessuno, deve rimanere Città di Agropoli, perché pubblicizzare il personaggio politico che ricopre la carica e che fa politica giustamente per il proprio partito non mi sembra sia il caso. Quindi, a prescindere dall'attività del momento condivisa sulla pagina, dalla propria, allora è una cosa che va decisa, va regolamentata. A questo punto io invito a regolamentare, visto che ormai non c'è, è così importante la materia social anche per l'ente, invito a lavorare la Commissione, la Commissione Statuto e Regolamento anche per quanto riguarda queste problematiche, per evitare magari incomprensioni o distorsione di quello che dovrebbe essere invece l'immagine ufficiale pubblica dell'ente. Grazie. Quindi era sempre per migliorare quello che è l'immagine. Grazie, io non vado a sindacare Pesce. Niente rispetto alle qualità della persona, tra l'altro non è, la conosco così. Grazie. Vabbè, andiamo, quindi è questo il discorso. Andiamo avanti con l'ordine del giorno, passiamo al numero 8. Interrogazione e interpellanza del consigliere Raffaele Pesce al sindaco su ordinanza sindacale numero
28733 del 9/9/2022, intervista radiofonica a Radio Capital. Prego, consigliere Pesce. All'interrogazione avevo fatto notare all'amministrazione che mi sembrava del tutto fuori luogo la decisione di posticipare l'apertura dell'anno scolastico ad Agropoli dal 13 settembre al 19 settembre, preso atto che l'unico motivo riportato nell'ordinanza 28.733 del 9 settembre 2022 fosse quella delle alte temperature con conseguenti disagi alla popolazione scolastica. Già emergeva, diciamo, una parzialità di motivazione rispetto a quelle che erano le risultanze che ci venivano date alle scuole. Sembrava che ci fosse una carenza di manutenzione, però io mi attengo all'ordinanza del sindaco che dice che la motivazione di posticipo è il caldo. Allora, poi sento una trasmissione Radio Capital che è seguita in tutta Italia, nel corso della quale il sindaco dice che la motivazione al 50% è il caldo, al 50% è l'alto afflusso turistico nella settimana di apertura delle scuole, cosa che innanzitutto mi sembra inappropriata nel corso di una trasmissione a livello nazionale, ribadisco, perché se l'ordinanza è quella, è un'ordinanza contingibile e urgente, deve avere delle motivazioni tali da essere messa, comunicata. Già il problema caldo non rientra in una situazione sanitaria tale da poter provvedere all'emissione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 50 e l'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000, il TUEL praticamente. E poi si dice in una trasmissione no al 50% per il flusso turistico. Io mi chiedo a questo punto, cioè in Costiera Amalfitana dovrebbero iniziare l'1 ottobre o in qualsiasi posto veramente turistico, perché io questo afflusso turistico nella settimana dal 13 al 19 non l'ho visto, eppure vivo tra la piazza, il centro storico e i quartieri periferici di Agropoli dove giriamo tutti, assolutamente non c'è stato. Ma poi io credo che quando il sindaco dà un'intervista a livello nazionale debba attenersi agli atti, quindi il caldo va bene, prendiamo atto che è caldo, ma siamo consapevoli che sia stata un posticipo assolutamente immotivato, forse concorrente ad altri posticipi poi revocati in ritardo da altri comuni, e spero che questo non avvenga più a discapito della popolazione scolastica e soprattutto dei genitori, che in quella settimana sono rimasti smarriti e non hanno saputo se avevano programmato diversamente, dovevano lavorare, non hanno saputo come fare per ovviare a quello che questa amministrazione ha creato, ovvero il caos, perché non si è capito nulla in quella settimana, se la scuola riaprisse, se non riaprisse, se rimanesse chiusa, se non rimanesse chiusa. Quindi questo è il motivo della mia interrogazione, un'ordinanza motivata, un'intervista che motiva diversamente la scelta di procrastinare, di posticipare l'apertura dell'anno scolastico. Ma ricordo che la gravità, perché questi ragazzi per lo più per 2 anni a scuola non ci sono andati e riporteranno per sempre le conseguenze di quello che hanno vissuto, quindi con la scuola non si deve scherzare. Sicuramente non si può essere leggeri nelle scelte, soprattutto con una scuola che è una scuola pubblica e che segue delle regole di apertura e di chiusura, come le regole deve seguire la pubblica amministrazione, che si deve rifare agli articoli di legge. Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere motivate come si deve, non si può motivare un'ordinanza per il caldo. Qual era la problematica sanitaria che c'era, urgente, da contrastare in modo così duro? Io non la vedo, probabilmente sarà un mio problema, ma come me non l'hanno vista tanti genitori, non solo, e tanti bambini e ragazzi
che avevano proprio l'esigenza finalmente di andare a scuola, visto che a scuola non ci sono potuto andare per anni. Grazie consigliere Pesce. Prego, sindaco. Sì, grazie Presidente. Voglio precisare assolutamente che la motivazione di quell'ordinanza non era dovuta assolutamente a ritardi nella manutenzione degli edifici scolastici, perché gli edifici scolastici erano da questo punto di vista pronti, e anche questa è l'occasione per ringraziare il lavoro svolto dagli operai della Agropoli Centrando Servizi e per, a tale scopo, appunto per garantire l'efficienza e l'efficacia essere pronti da parte di tutti gli istituti di nostra competenza alla data del 13 settembre 2022. L'ordinanza è nata da una serie di interlocuzioni avvenute con i dirigenti scolastici dei pressi del territorio, almeno la maggior parte avevano premuto sul sottoscritto su altri componenti della maggiorazione per un procrastinarsi delle operazioni di apertura della scuola, anche e soprattutto per delle alte temperature, perché ripeto, le aule dei nostri istituti non sono dotate di impianti di aria condizionata, e in alcune aule alcuni dirigenti mi rappresentavano che la temperatura arrivasse ai 40 gradi. Per quanto riguarda l'intervista o la motivazione, la parola alte temperature, rispetto al fatto che questo garantisse la presenza di turisti sul territorio, e essendo la nostra località una località prettamente balneare, era presupposto anche che il nostro territorio poi fosse visitato anche da turisti durante questa settimana. Poi ricordo che è anche questo un motivo, ed è, diciamo, non scopro io nel rivedere che anche a livello nazionale ci sia un dibattito su questa data di apertura delle scuole, perché ricordo che anni fa le scuole aprivano ai principi di ottobre, e secondo il mio modesto parere, quello che è dell'amministrazione, e anche questo potrebbe essere un motivo per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, cioè allungare, ritardare un attimino l'apertura della scuola, soprattutto appunto quando si è in presenza di clima così favorevoli per l'accesso dei flussi turistici. Quindi la discordanza, se, come lei più volte ha ribadito, rispetto all'intervista radiofonica, lei ben sa che è una cosa, e sono quando si deve specificare anche a degli interlocutori quello che si è scritto, giustamente si possono usare anche dei termini e delle motivazioni un pochettino, secondo me, più allargate, e quindi comunque attinenti a quella che è la motivazione principale. Non capisco ancora cosa c'entri il turismo con la scuola. Allora città come Roma, Firenze, Venezia non dovrebbero mai aprire le scuole. Quindi, e poi è stato detto nella trasmissione 50% per il caldo e 50% per il turismo. Vabbè, ma non è questo il punto, ma il fatto che ci sia una discussione di apertura, di posticipare l'apertura al 1 ottobre o al 21 settembre, come quando andavo io a scuola, non era l'1 ottobre, è una questione che interessa il legislatore, non interessa l'ordinanza contingibile e urgente che può emettere il sindaco. Quindi rifacciamoci alla normativa nazionale, magari lo proponiamo ai nostri politici di riferimento di portare questo in Parlamento, però ognuno ha le sue attribuzioni e quelle deve osservare. Per quanto riguarda invece, vabbè, poi c'è un'altra ordinanza mia, è sempre relativa alla scuola, vabbè. Mille consigliere Pesce. Quindi andiamo avanti con il punto numero 9,
è sempre un'interrogazione e interpellanza del consigliere Raffaele Pesce al sindaco e all'assessore alle politiche sociali sul plesso scolastico Mozzillo, scuola dell'infanzia in esilo nido. Naturalmente, per quanto riguarda la risposta da parte dell'assessore D'Arienzo, il vice sindaco è assente, giustificata per motivi di salute, e quindi risponderà solo il sindaco. Come dicevo prima, la scuola deve essere il primo interesse di un'amministrazione, far crescere bambini liberi, sani, è fondamentale, credo, per chiunque amministri la cosa pubblica. Siamo stati sollecitati, sia io come consigliere che come gruppo, da tantissimi genitori di bambini, di minori, che ci hanno chiesto quella che sia veramente la situazione della scuola Mozzillo, della scuola d'infanzia e dell'asilo nido, quindi dell'occupazione o meno delle classi da parte dell'uno o dell'altra, perché c'è stata quest'anno, come sappiamo, l'iscrizione di un numero maggiore di bambini e quindi si è formata una nuova classe. Ovviamente io ho preso anche dai giornali quella che è stata la diatriba tra ente comunale e dirigenza scolastica, quindi a chiarimento di quella che è la situazione credo che sia proficuo per il sindaco e l'assessore, purtroppo non c'è, la saluto, ma quindi magari mi darà chiarimenti un'altra volta, quella che è la situazione della scuola Mozzillo effettiva oggi, se sia adibita una parte ad asilo nido a discapito della scuola d'infanzia o viceversa, sempre tenendo presente sono comunque bambini agropolesi, quindi o asilo nido o infanzia, l'interesse è lo stesso, chiariamo questa cosa, è solo per capire, onde evitare anche testate giornalistiche che possano riportare notizie magari non sono fondate, spero che non lo siano oggi, forse una settimana fa lo erano, cioè, ci fate pubblicamente sapere quella che è la situazione, perché questo è l'unico modo, ribadisco, per venire a conoscenza dell'attività del comune, perché è fondamentale ritornare al question time, così evitiamo tali lungaggini e facciamo question time al mese e parliamo di tutte le cose di cui si stanno facendo, magari con l'ausilio sempre delle televisioni, senza inondare il Consiglio Comunale di queste richieste che poi magari interessano non a tutti, ma pubblicato il question time, così si viene a sapere che chi vuole partecipare partecipa, o soltanto gli interessati, quindi l'interlocutore, assessore, sindaco, consigliere delegato con il proponente, evitando, ribadisco, queste lungaggini consiliari che sono necessarie per far emergere quello che è l'attività e quelle che sono le istanze della popolazione che noi trasferiamo come consiglieri di minoranza. Grazie consigliere Pesce. Prego sindaco. Sì. Come accennava il consigliere Pesce, vedo c'è stata una diatriba, secondo me molto alimentata e ampliata dalle testate giornalistiche e dalle pagine social, ma alla fine il risultato penso che sia ottimale, anche se appunto all'arrivo di questo risultato diciamo si è arrivato con delle difficoltà che l'amministrazione le riconosce per due motivi: l'aver saputo dell'esigenza di questi maggiori spazi da destinare alla scuola dell'infanzia, ossia ai bambini dai 3-6 anni. Dopo, ricordo che questa amministrazione si è insediata a fine giugno, il primo consiglio comunale è dato ai principi di luglio abbiamo avuto un incontro verbale con la dirigente del primo circolo in data 19 luglio e vabbè, a fine luglio è arrivata poi una PEC in cui ci veniva chiesto ufficialmente l'istituzione di questa nuova aula, perché appunto c'erano stati, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, già da gennaio, quindi il dirigente, però l'amministrazione, almeno questa amministrazione, almeno questo sindaco non era a conoscenza, ci veniva chiesto di ampliare gli spazi del plesso scolastico denominato Mozzillo,
Quindi, e apro qua una parentesi, attualmente il plesso scolastico denominato Mozzillo è suddiviso in due parti. Una parte, anche se in precedenza con una delibera, se non ricordo male, con una delibera di Consiglio Comunale del 2005, era nato come sede di asilo nido e micronido, poi, una, ripeto, non voglio ricordare male, ma nel 2005 fu deliberato di usufruire di quel testo scolastico da dedicare a scuola esclusivamente a scuola dell'infanzia. Nel 2017, quindi cerco di ricordare, l'allora amministrazione comunale era riuscita ad ottenere dal piano di zona l'autorizzazione a poter stabilire sul territorio, qua poteva essere molto più precisa di me l'assessore Vanna D'Arenzo, vice sindaco, però cerco di ripercorrere io e di la storia e di essere il più chiaro possibile. Nel 2017 l'allora amministrazione comunale riuscì a ottenere dal piano di zona l'autorizzazione a istituire sul territorio comunale un istituto dedicato a nido e micronido per un numero massimo di 20, chiamiamolo così, utenti, e vista la disponibilità di spazi presso quel plesso scolastico fu chiesto appunto al circolo di poter utilizzare una parte di questi spazi a sedi di nido e micronido. Cosa che fu concessa, il comune riuscì ad ottenere questa autorizzazione da parte del piano di zona ed è riuscito a garantire, dal 2017 ad oggi, ed è riuscito a garantire il servizio alla cittadinanza capolese, il servizio di nido e micronido, che ricordo è un servizio ritenuto essenziale, indispensabile. Quando questo sindaco, questa amministrazione si è vista poi nella necessità di dover individuare uno spazio, quindi da dedicare alla creazione di una nuova aula specificatamente per quel plesso scolastico, diciamo, interpellati i nostri uffici, interpellati il piano di zona, ci si era resi conto che non si riusciva a realizzare un'altra aula a meno che l'amministrazione dovesse rinunciare al servizio di nido e micronido. E qua colgo l'occasione, proprio per questo servizio mi ricordo che l'amministrazione, grazie a un progetto presentato dalla precedente amministrazione, è risultata beneficiaria di un contributo, di un finanziamento per la realizzazione di un nuovo plesso da dedicare esclusivamente a nido e micronido, che è stato individuato in località Piano delle Pedre, a fianco al Pala Imbastato, e verrà, quindi i lavori partiranno a breve e ci si augura che verrà realizzato in pochissimo tempo. Quindi questa amministrazione si è trovata poi nella urgenza di dover ragionare se dover spendere delle risorse economiche dal bilancio comunale per l'individuazione di nuovi spazi, quindi anche mediante fitto da soggetti privati, o anche la possibilità di dover adattare di altri spazi di proprietà comunale, ma che comunque questo avrebbe impiegato consumo di risorse economiche, ritenuto che presso il plesso ex asilo delle Suore in Viale Europa c'era la disponibilità di due aule spaziose e luminose, fu consigliato alla dirigente di poter eventualmente indirizzare l'ubicazione di questa aula presso quel plesso. Questo non è stato possibile, però a seguito di ulteriori nostre sollecitazioni presso il piano di zona e l'ausilio dei nostri uffici tecnici, anche se proprio a ridosso dell'apertura della scuola, e questo ci ha fatto sì che ha comportato, e me ne scuso, disagio appunto per i genitori, la soluzione è stata trovata, ossia è stato, la soluzione in cosa consiste? Nel diminuire lo spazio dedicato al nido e micronido, perché l'ASL ci dà lo stesso l'autorizzazione
perché gli spazi rimarrebbero comunque sufficienti a poter garantire questo servizio, e quindi è stato potuto realizzare l'aula in uno spazio, tra virgolette, sottratto allo spazio che era dedicato al nido e micronido, e quindi con questo si è riuscito, appunto, ripeto, a realizzare quest'aula, e quindi, tra virgolette, a, diciamo, a trovare una soluzione, anche se con ritardo, alla problematica. Come ripeto, secondo me tutto è bene quel che finisce bene, penso che adesso le attività siano iniziate e vadano avanti, e quindi diciamo la diatriba, se così si può dire, dal mio punto di vista può considerarsi conclusa. Grazie Sindaco. Però invito pure a sopperire prima alle esigenze, dal momento che lei era assessore al bilancio, questo sicuramente, quindi non credo fosse proprio a conoscenza nel merito della questione, ma l'assessore ai servizi sociali, che purtroppo oggi non c'è, era assessore ai servizi sociali, quindi la dinamica e la problematica tra asilo nido e scuola dell'infanzia la conosceva bene. Quando lei ha fatto accenno al fatto che fossero stati dati gli ambienti della scuola dell'infanzia proprio per l'asilo nido, concessi dal circolo, dal consiglio di circolo, però quel consiglio di circolo aveva deliberato che quella concessione fosse revocabile alla bisogna della scuola stessa, quindi valutiamo bene pure le delibere quando andiamo a sottoscrivere pure delle convenzioni, perché è chiaro, e invito in questo caso, mi permetto di invitare il consigliere alla pubblica istruzione a farsi parte dirigente, a vigilare nei tempi dovuti per le prossime volte, per i prossimi anni, visto che, ribadisco, questa situazione è risalente, non possiamo dire ben venga che sia stata trovata la soluzione oggi a scuole aperte, ma era conosciuta da mesi, se non da tempo, quindi è giusto un invito che faccio. So che lei non è l'assessore delegato, oggi non c'è l'assessore delegato, questa è una questione che inerisce l'assessore ai servizi sociali, ma credo che la scuola sia anche delegata al consigliere, non c'entra con la questione, dico per i prossimi anni cerchiamo di organizzarci prima, lei dice la manutenzione era a posto, quindi mi hanno detto, ma infatti non mi sono soffermato su quando riferitomi per la strada da addetti ai lavori e da personale del mondo della scuola, però no, io mi rifaccio all'ordinanza e mi rifaccio agli atti. Le posso dire che è vero che quotidianamente arrivano istanze da parte dei dirigenti, certo, di installazione di una lavagna. Vabbè, è normale, quello è l'ordinario. Quotidianamente, non dico che c'è l'ordinario, però penso che... Quindi queste esigenze sono effettivamente quotidiane, queste richieste sono effettivamente ma quotidiane. Ma sulla manutenzione ordinaria non c'è dubbio che sia appunto quotidiana e debba essere così. Sullo straordinario, quello che serve per l'apertura delle scuole, però non è che possiamo pensarlo a fine agosto o a settembre, questo è poco ma sicuro. Se c'è la soluzione riguardo alla specifica mia interrogazione, ben venga ovviamente, questo sì, però è un invito a far meglio soprattutto nel mondo della scuola e nel mondo dei servizi sociali. Grazie. La ringrazio. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, abbiamo punto numero 10, mozione del consigliere Massimo Laporta per l'istituzione di un tavolo tecnico-politico sui temi della sanità nella città di Agropoli. Prego, consigliere Laporta. Grazie Presidente, buonasera a tutti, gentili consiglieri, signor Sindaco, assessori, segretario generale, cittadini che ci seguono da casa e in sala. L'argomento era stato ritirato da tutti noi che abbiamo accettato l'invito del Sindaco, che ci chiedeva di parlare con il nuovo direttore generale prima di discutere l'argomento. La prima domanda che le faccio, signor Sindaco, ha avuto modo di parlare con il direttore Sosto, che è il nuovo direttore generale dell'ASL Salerno?
Sì, due volte telefonicamente non siamo riusciti a incontrarci di persona, perché quando prendevamo, non per via di vari impegni, però telefonicamente ci siamo sentiti due volte. Allora, la discussione noi la faremo stasera, perché l'obiettivo del mio gruppo che propone stasera ai consiglieri comunali di votare l'eventuale mozione che propongo e sottopongo all'intero consiglio comunale, l'idea è quella di trattare i temi della sanità in città in un modo compiuto, insieme, in sinergia con gli organi preposti, non ultimo ecco il direttore generale, ma il direttore sanitario della struttura DEA Agropoli Vallo della Lucania, perché come ben noto a tutti il nuovo piano regionale sanitario porta la nostra struttura ospedaliera insieme all'ospedale di Vallo della Lucania. Non ultima, in questi giorni leggo che vi è una mozione da parte dei consiglieri del comune di Vallo della Lucania, che tra l'altro è anche un dipendente, Marcella Metrano dell'ASL Salerno, in cui invita a creare questa sinergia tra l'ospedale di Agropoli e l'ospedale di Vallo, perché vanno rinforzati. In sintesi, l'obiettivo è quello di creare una discussione comune che venga dalla, diciamo, dalla politica, che si interfaccia con gli organi preposti. L'idea ve la sottopongo, non ultima abbiamo avuto modo con la commissione urbanistica di discutere anche della scelta dell'ubicazione di una struttura che la passata amministrazione aveva deliberato e garantito all'ASL Salerno una progettazione per una realizzazione di una struttura di comunità, i famosi POT. Anche quella è una struttura che poi nel confronto che abbiamo avuto era presente anche il sindaco, un luogo non idoneo per poter svolgere quell'attività, però purtroppo la mancata programmazione e pianificazione ci porta sempre poi a rincorrere il finanziamento che sta per scadere. Allora l'obiettivo qual è? Quello del confronto, della pianificazione e della programmazione. Il tema della sanità in città lo conosciamo bene, l'ospedale di Agropoli è al centro di un problema che da anni non viene risolto, aperto, chiuso, riaperto, non mai aperto. Allora io stasera invito voi a dare l'opportunità di mettere in piedi questo tavolo e avere la possibilità di confrontarci con coloro che decidono le sorti della nostra comunità, ma dell'intero territorio dove l'ospedale di Agropoli diventa fondamentale per garantire la salute a tutti i cittadini. Tanto io vi chiedo e vi sottopongo a vostro giudizio tale richiesta. Grazie. Grazie consigliere La Porta, prego sindaco. Grazie presidente, allora come ho avuto modo di affermare al consigliere La Porta, ho avuto modo di poter interloquire telefonicamente con il duo direttore generale dell'ASL, il dottor Sfosto, il quale mi ha garantito il suo massimo impegno per quanto riguarda la esortenzione presso il presidio ospedaliero di Agropoli, e mi ha anche garantito una sua presenza presso questo plesso la fine, non sapeva ancora dove, me lo dava con certezza all'inizio della prossima settimana, o presso la fine della prima settimana di ottobre o entro la seconda settimana di ottobre farà una visita presso questo presidio ospedaliero. Per quanto riguarda la proposta di istituzione di un tavolo tecnico, questo periodo di, chiamiamolo di vacazio, che è passata dalla precedente seduta del Consiglio Comunale, nella quale io il sottoscritto aveva chiesto, e ringrazio il Consiglio La Porta che aveva accettato di posticipare la discussione di questo argomento nel successivo Consiglio Comunale, ci è servita anche per fare, diciamo, un ragionamento e dei convincimenti da parte sia del sottoscritto che dell'attuale maggioranza. Voglio innanzitutto precisare che appunto, la salute, così come la scuola, è un tema caro a noi tutti. Voglio però precisare che appunto sulla sanità non è un argomento di competenza né del sindaco né della giunta né del consiglio comunale,
per quanto riguarda tutte quelle attività che sono inerenti alla sanità, quindi e le attività connesse, perché le attività, diciamo, di una pubblica amministrazione riguardano quelle che diciamo, possono essere le competenze in altri settori, e riteniamo che l'istituzione di un tavolo tecnico sia non porti al risultato conseguito, perché noi riteniamo che gli stessi argomenti, le stesse finalità, gli stessi risultati si possono raggiungere attraverso l'operato delle commissioni di competenza, quindi la commissione sanità, e allargata a questi soggetti cui il consigliere La Porta consigliava di venire allargata, in modo da far partecipare. Quindi io ho sollecitato già i presidenti delle commissioni affinché, qualora gli argomenti del giorno di queste commissioni riguardassero appunto la sanità, fossero interpellati e invitati gli stessi soggetti che il consigliere della Porta invitava e elencava nella sua mozione. Quindi io invito il consiglio comunale a votare contro la mozione e all'istituzione di un tavolo tecnico. Grazie. Non avevo dubbio che il sindaco, che viene telecomandato da fattori esterni, decideva di non far decidere chi è espressione del popolo. Sicuramente ne vedremo delle belle, perché le scelte si fanno altrove, non si fanno in questa assise, cari consiglieri comunali. È un'offesa a voi, non al sottoscritto, che ne ero già ampiamente convinto della scelta del signor sindaco di questa città. Un sindaco che continua a non decidere, a non voler decidere, e non far decidere nemmeno il consiglio comunale, chiedendo giustamente di seguire la sua linea politica, che non lo è la sua. A me dispiace molto. La prova evidente è che la politica non deve discutere, non si deve confrontare. Voi lo sapete bene, perché abbiamo istituito da pochi giorni le commissioni consiliari permanenti, abbiamo già consigliere comite. La non presenza dei componenti, perché non interessa a nessuno, perché così è stato educato. Fortunatamente il sottoscritto quel tipo di educazione non l'ha voluta più sopportare, perché è un'educazione quando non ci si fa confrontare, manca la democrazia, cari consiglieri comunali. Viene meno la democrazia in questa città. È una responsabilità grave che si prende, signor sindaco, nel indicare al consiglio comunale di non votare una proposta di confronto, di ascolto con le istituzioni che decidono le nostre vite. Purtroppo lo devono decidere in pochi. Sappiatelo cittadini di Agropoli e dell'intero territorio, che in questa città non si può discutere di sanità. Si decide e si apre l'ospedale a fasi alterne. È una mortificazione. In questi giorni ho letto che il sindaco di Vallo incontrerà il direttore generale per discutere dell'ospedale di Vallo, non ha fatto proprio menzione dell'ospedale di Agropoli. Questo ci meritiamo, perché non esiste la politica in questa città, non la si vuol fare. Io ringrazio tutti, giustamente alla proposta mia io sarò favorevole, alla proposta del sindaco mi rimetto a voi. Grazie. Presidente, mi pare che sulla mozione si possa intervenire. Allora, signor Presidente, guardiamo, la dichiarazione di voto, visto che si vota, tutti i consiglieri, i gruppi consigliari si possono esprimere. La prego, sì, la dichiarazione di voto, la dichiarazione di voto però è un'altra cosa. Certo. Non l'intervento. Ogni gruppo consigliare può fare la propria dichiarazione di voto. Cioè, lei comincia a fare la dichiarazione, no, l'intervento, allora. Però mi hanno chiesto l'intervento, okay. Consigliere La Porta. Ok. Quindi, quando la dichiarazione di voto ha un minuto allora di tempo. Noi stiamo rispettando i tempi, non alla grande, infatti. Però la prego di non censurare e di essere corretto, perché le voglio ricordare che prima mi ha chiesto di associare l'argomento sulla sicurezza, ma guarda caso, perché sull'edilizia scolastica non l'ha fatto? Non l'ho fatto. Perché non l'ha fatto?
semplicemente perché ritenevo opportuno, perché vuol decidere come qualcuno ha deciso, no. E cerca di decidere, Presidente, perché così decidere, dovevi fare anche sull'argomento numero 15, però purtroppo ti sei dimenticato, va bene così, grazie. Prego, consigliere Serra, un minuto. Allora, la mia dichiarazione di voto sarà favorevole alla mozione, perché credo che sia molto grave che questo Consiglio prenda la decisione di non fare un tavolo su un argomento fondamentale per questa città, l'ospedale. Qui non si tratta di un partito politico, non si tratta della presa di posizione maggioranza o minoranza, qui si tratta della salute. Signor Sindaco, è uguale per lei, è uguale per me come per qualsiasi cittadino, è un aiuto che noi vogliamo dare nel rafforzare. E poi la prego, se incontrerà questo direttore generale, ci faccia la cortesia di farcelo sapere anche a noi minoranza, perché vorremmo far presente a questo direttore quello che manca qui e non sentire sempre gli abbracci edulcorati. Vi ringrazio. Prego, consigliere Pesce. Anticipo il mio voto favorevole alla mozione. So bene, caro sindaco, che l'argomento sanità non è nostro, non siamo noi purtroppo a decidere quelle che sono le sorti della sanità agropolese e che sono le sorti dei pazienti agropolesi e quindi dei cittadini agropolesi, ma questo lo sappiamo bene, credo ovviamente che lo sappia anche l'amico consigliere Laporta. Richiesta del consigliere Laporta di istituzione di un tavolo tecnico politico sui problemi della sanità nel quale possano partecipare anche i tecnici serve a portare l'argomento anche nella politica, non in campagna elettorale. Credo che il risultato fondamentale è proprio quello di non parlarne solo in campagna elettorale, ma parlarne. È chiaro, va rafforzata la commissione sanità consigliare che deve lavorare, questo lo sappiamo. So anche che c'è la difficoltà a far intervenire a un tavolo tecnico i membri di gestione dell'ASL, si può perfezionare, però io ricordo che l'altra volta noi abbiamo votato per rinviare questa mozione proprio perché lei doveva, quindi se già non c'era la voglia magari avremmo votato pure l'altra volta, no? Nel merito, se non c'era la predisposizione. Grazie, consigliere, a farla proprio. Pesce. Però anticipo e quindi voto. Grazie. Il mio voto a favore. C'è qualche altro intervento? Va bene, allora si procede con la votazione. Chi è favorevole alla mozione del consigliere Laporta? Pesce, Serra, Laporta. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Riprendo l'interrogazione del consigliere, dottoressa Serra, sulla quale già abbiamo discusso, sulla quale ha risposto l'assessore Di Filippo, però la mia è più ampia perché copre innanzitutto l'intero territorio, oltre che il centro, il porto e le periferie, che come sappiamo sono soggette ad atti di inciviltà e di vandalismo nelle nottate, non solo estive. Purtroppo ci sono episodi che fanno temere per un domani anche nella creazione di cosiddette baby gang. C'è l'utilizzo comunicato addirittura alle forze dell'ordine di fuochi d'artificio, addirittura non di libera vendita. Io mi rendo conto che non è il sindaco che può andare a spegnere il fuoco di artificio, mi rendo conto delle difficoltà nel gestire il territorio, però quando sappiamo che questi episodi si rincorrono e sono numerosissimi e quasi sempre negli stessi posti, dobbiamo sollecitare le forze dell'ordine ad essere più presenti, dobbiamo provvedere a fare posti di blocco anche con la polizia comunale, anche in orario di straordinario notturno, perché la polizia municipale, la polizia comunale, io lo ricordo, è polizia a tutti gli effetti, quindi può intervenire, non solo in base al decreto Minniti, quello del 2017, ha il sindaco dei poteri ampliati, anche come ordine pubblico, di concerto con le autorità, in primis con la prefettura e con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Noi abbiamo la fortuna di avere un comando compagnia carabinieri, una stazione tra l'altro
attiva sul territorio, abbiamo una compagnia di guardia di finanza, abbiamo un comando circomare che è equiparato alla compagnia della capitaneria di porto, quindi come personale siamo effettivamente coperti, anche se mi dice il comando carabinieri che sono sotto organico, purtroppo anche loro, come sotto organico il comando polizia locale, questo lo sappiamo benissimo. Però queste esplosioni di fuochi d'artificio di ampia gittata, non di libera vendita, pericolosissime sul territorio. Circolazioni di motociclette dotate di marmitte alterate e inefficienti che disturbano la quiete pubblica in modo grave e continuo, utilizzando le strade cittadine come un motodromo. Questo ormai è un dato di fatto, purtroppo bisogna intervenire perché c'è la popolazione anziana, anche malata, e bambini che non possono più tollerare questo stato di cose. Ci sono comportamenti vandalici, atti teppistici e delinquenziali da parte di nascenti bande giovanili. Io auspico l'utilizzo delle videocamere alle quali faceva riferimento l'assessore, che siano funzionanti e che passino al controllo della polizia locale, al controllo diretto della polizia locale, che sono pubblici ufficiali e sono loro depositari di questa mansione a livello comunale, oltre che il sindaco, che è la prima autorità di pubblica sicurezza. Ci sono fatti gravi e delittuosi che hanno interessato proprio il porto, con gli atti vandalici di cui facevi riferimento, ad atti vandalici o a sinistri per le rotture varie individuate. Sinistri, vabbè, meno gravi, però sappiamo ci sono atti vandalici continui su tutto il territorio comunale. Incendio all'imbarcazione, non si è capito ancora se era colposo o doloso, ma comunque preoccupa, come i furti che preoccupano. Quindi io chiedo fondamentalmente di sollecitare tutte le forze dell'ordine che prima ho elencato per tutto quanto di competenza e considerare la possibilità di disporre turni straordinari della polizia locale, come ha fatto già la collega Serra. E voglio sapere che cosa questa amministrazione intenda fare in merito, e con rimando anche a quella che è la situazione attuale della costruzione della nuova caserma dei carabinieri e della costruzione della caserma per il comando del commissariato di polizia locale. A che punto sono queste due iniziative dell'amministrazione comunale? Sia l'una, quella per i carabinieri, che credo debba assolutamente essere rafforzata come comando, anche come comando territoriale, perché noi siamo l'unico paese che cresce, quindi spero che non si discuta ancora di un possibile ridimensionamento da compagnia a mera stazione, a discapito dell'ordine pubblico e della vivibilità. È quella che è la situazione in ordine al commissario, al costruendo edificio per il commissariato di polizia. Grazie consigliere Pesce, prego consigliere Laporta. Allora, in sintesi io mi associo al tema che ha trattato sia il consigliere Serra che il consigliere Pesce. L'idea della mia mozione è un po' più articolata. Io parlo di ordine pubblico, parlo di sistema integrato di sicurezza urbana. In buona sostanza chiedo al Consiglio Comunale che venga dato mandato alla Commissione Politiche Sociali, Sanità, Innovazione, Transizione Ecologica, una commissione che può abbracciare varie tematiche, politiche sociali, la scuola, è importante portare la cultura della sicurezza nelle scuole, la transizione tecnologica, ecco le videocamere, si parlava del discorso delle videocamere, se non vi è un progetto, queste benedette videotelecamere che sono presenti in città da parecchi anni e non li guarda nessuno, se non quando poi vi è l'accaduto, non risolveremo mai il problema di avere un controllo serio sull'intero territorio comunale, gentile consigliere comunale, signor sindaco e egregi assessori. Allora, il progetto è fondamentale, perché l'improvvisare o chiedere alle forze dell'ordine, che sono l'organo deputato al controllo e alla sicurezza in città e sull'intera nazione, è scontato. Il ruolo di un'amministrazione che fa degli investimenti importanti sulla sicurezza,
quella del commissariato, quello dei carabinieri, che caro consigliere Pesce, i carabinieri vanno via se noi non riusciamo ad intervenire con una struttura idonea. Loro non sono in sicurezza nemmeno all'interno della loro struttura. Allora qui ci vuole un interessamento di tutte le figure politiche che in queste ore abbiamo tutti noi votato. Io personalmente, che ho votato, sicuramente farò leva tutti i giorni affinché la caserma dei carabinieri venga finanziata dal Ministero, perché il Comune di Agropoli già ha dato modo di svenarsi sotto l'aspetto finanziario, farà un ulteriore investimento di 2,5 milioni sulla ispettorato commissariato di polizia. Noi non possiamo mettere in tensione l'ente con continui investimenti sulle infrastrutture che lo Stato deve fare. Ecco il PNRR, assessore Ciangiola, il PNRR va in quella direzione, cercare di fare questo tipo di infrastrutture. Noi che cosa possiamo fare? Noi dobbiamo intervenire proprio sulla sicurezza urbana, sui ragazzi, sul bullismo, su quel fenomeno che si raccontava prima, le piste di Monza su via Risorgimento, via Pio X, con una programmazione di monitoraggio H24. In queste ore abbiamo subito, e mi associo a quelle testimonianze che avete fatto voi, agli uffici comunali, all'azienda Agropoli Cilento Servizi, alla Protezione Civile, alle forze dell'ordine, al comando vigili urbani che hanno lavorato sodo in queste ore notturne, ma il problema sta sempre che un territorio non si riesce a controllare. Le scarse risorse, le scarse forze umane che questa struttura comunale negli anni ha visto sempre diminuire, sia nel comando vigili urbani, sia nel personale comunale, non può sopportare le esigenze di un territorio così importante. E allora, a videosorveglianza, se con l'ausilio della Protezione Civile, perché in periodo estivo il sindaco ha chiesto alla Protezione Civile di fare un monitoraggio sulle vie della città. Questo monitoraggio, signor sindaco, lei lo sa perché ne abbiamo parlato centinaia di volte ed era d'accordo. Sicuramente stasera non sarà d'accordo sulla proposta che così è articolata. La videosorveglianza va controllata H24 e ci sta la Protezione Civile pronta a poter fare questo ruolo. H24 sicuramente non possono dedicare le 24 ore, però coniugare con il comando vigili urbani e con la Protezione Civile, noi abbiamo già un monitoraggio sul territorio serio, continuo, che collabora con le forze dell'ordine. Allora l'idea che io stasera chiedo a voi, che la commissione che vi ho appena menzionato, politiche sociali, innovazione tecnologica, sanità, transizione ecologica, predisponga un piano che viene da noi tutti concordato, e questa può essere la soluzione di un problema che poi va a interfacciare con le forze dell'ordine, che hanno il compito poi della sicurezza integrale. Questa è la mia idea, io ve la sottopongo, spero che in questa occasione riflettete bene, che le nostre proposte non sono proposte per essere contro, noi siamo a favore della città e in questo momento io non sto facendo politica di parte, io sto facendo la politica per tutti i cittadini a 360 gradi e cerco di dare il mio contributo, un contributo che per anni, per i leoni di tastiera che sicuramente in queste ore si divertiranno ancora a dire ma dove stavi tu? Il sindaco di Agropoli potrà spiegarvi dove stavo io e che cosa dicevo io all'interno della maggioranza. Lo sa bene, conosce bene la mia posizione e oggi la sto rivendicando sulle stesse tematiche dal ruolo di oppositore, di minoranza. Ne sono orgoglioso, invito tutti i consiglieri a fare una lunga riflessione perché queste materie non sono della destra, della sinistra, del centro, del civico, sono della città di Agropoli e di tutti i cittadini che la vivono. Grazie. Volevo ringraziare sia il consigliere Pesce che il consigliere La Porta, sia per l'interrogazione che per quanto riguarda la mozione, in quanto ritengo che sia una tematica attuale, che è una tematica di rilevanza, di estrema importanza, perché parliamo di un bene pubblico da tutelare, qual è la sicurezza urbana. Mi sarò abbastanza rapido sull'interrogazione del consigliere Pesce, che mette in evidenza
alcune particolari attività, no? Dei piccoli reati o reati che lui ritiene avvengono anche con una certa frequenza, tipo ad esempio l'esplosione di fuochi d'artificio. E vi è una precisa e puntuale ordinanza del sindaco che ha espressamente vietato lo sparo di fuochi d'artificio, salvo ovviamente delle deroghe che vengono date dal sindaco stesso. Da un colloquio avuto anche con il comandante della polizia locale non risulta nessuna banda giovanile, non ci sono delle bande giovanili, tant'è vero che loro non hanno contezza in tal senso, altrimenti ci sarebbero delle evidenze da atti che attualmente alla polizia locale non risultano. È chiaro che per quanto riguarda la circolazione di motocicli, no? o i cicomatori che con delle marmitte alterate scorazzano per la città, è importante predisporre sicuramente degli opportuni e precisi controlli in modo tale da reprimere tale fenomeno. E ha provveduto sempre il comandante della polizia locale a sollecitare anche il comando dei carabinieri per nell'aliquota della radiomobile. È vero, Agropoli è una città complessa, diventa ancora più complessa durante il periodo estivo, ma è anche vero che il numero dei reati che ci vengono riferiti sono stati all'incirca del 15% in meno quest'anno rispetto al 2021. È anche vero che noi non è che ci dobbiamo fermare, non è che dobbiamo essere ottimisti o quantomeno ci possiamo accontentare, dovremmo tentare sempre più di azzerare tali fenomeni. E a tal punto, su questo punto, prendo in considerazione quello che ha detto il consigliere La Porta, che si rifà probabilmente alle linee guida dell'ANCI, no? Prendendo in considerazione la sicurezza sotto tanti punti di vista, non soltanto dall'ambito della prevenzione. La prevenzione intesa come installazione di illuminazione o di videosorveglianza, ma giustamente prende in considerazione altri aspetti, tipo l'aspetto sociale. E noi nell'aspetto sociale stiamo facendo tanto, soprattutto con la dottoressa D'Arienzo nell'ambito del suo assessorato. Ci siamo attivati fin da subito. Sono d'accordissimo su tutto ciò che ha detto il consigliere La Porta, eccetto nella parte iniziale dove lei dice che le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Agropoli sono alquanto sterili al problema. Io ritengo di no, in quanto ci siamo attivati fin da subito, la dottoressa D'Arienzo per quanto riguarda il suo assessorato, il sottoscritto ha portato avanti un progetto attraverso sempre il comandante della polizia locale facendo un apposito atto di indirizzo e una delibera del 2/9/2022 per la realizzazione di impianti di videosorveglianza tecnologica sul territorio. Parteciperemo ad un bando che è un po' differente rispetto ai bandi del Ministero dell'Interno ai quali abbiamo partecipato per due volte consecutivamente. È un po' differente perché stavolta l'invito viene direttamente dal prefetto di Salerno. Viene direttamente dal prefetto di Salerno perché fortunatamente la città di Agropoli non è una città che ha un indice di criminalità molto molto alto. Pertanto questa volta noi rientriamo tra i comuni che possono partecipare al bando e che forse, mi auguro, otterremo anche il finanziamento. È un finanziamento di 150.000 euro che ci garantirà un servizio di videosorveglianza sull'intero territorio comunale, prendendo in considerazione le periferie, prendendo in considerazione le zone dove si sono perpetuati episodi incresciosi, soprattutto durante il periodo estivo. Aggiungo anche, ne abbiamo discusso in giunta,
che c'è la volontà da parte di questa amministrazione di far sì che anche l'ente possa incidere sul nuovo progetto di videosorveglianza con altri 50.000 euro, in modo tale che avremo sicuramente una copertura molto molto più ampia del territorio. E faccio presente che nella delibera diciamo anche che vi è già un progetto relativo al sistema di videosorveglianza. Faccio un passo indietro in riferimento alla caserma alla compagnia dei carabinieri, al commissario di polizia. Permettetemi un piccolo inciso. Ho ascoltato negli ultimi giorni che ci sono persone che si attribuiscono la paternità di progetti in riferimento delle opere pubbliche. Io penso che noi siamo degli amministratori, passati o presenti. Non c'è la paternità, non c'è chi mette su un progetto, chi lo segue, c'è poi chi alla fine lo porta a termine, ma abbiamo tutti un compito ben preciso, far sì che ci sia la realizzazione di un progetto per l'interesse unico, che è l'interesse della città di Agropoli. Detto ciò, per quanto riguarda il commissario di polizia, la documentazione in questo momento è alla visione della sovrintendenza dei beni ambientali, soltanto per dei chiarimenti di tipo tecnico. Vedo in aula anche il responsabile dei lavori pubblici, l'ingegnere Sica, e speriamo a breve di avere contezza in merito al loro benestare per quanto riguarda la realizzazione di tale progetto. Ci siamo attivati anche per la compagnia dei carabinieri e abbiamo un progetto di massima che stiamo cercando di sviluppare e cercheremo di portare a termine. Questo è tutto ciò che noi abbiamo prodotto in pochi mesi. Non è certamente tantissimo, io penso invece che si sta lavorando anche in maniera abbastanza veloce. Stiamo lavorando velocemente per far sì che ci sia serenità, tranquillità nei cittadini di Agropoli. È chiaro che qualcos'altro va fatto. Uno dei punti più importanti, secondo me, che ha messo in risalto il consigliere La Porta è la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione civica, cosa che dal 2020 è nuovamente obbligatoria. E penso che anche noi come ente dobbiamo promuovere la legalità per fare in modo che ogni cittadino si responsabilizzi. Cioè, dobbiamo far sì che ci sia la cultura della legalità nei cittadini. Io penso che sia lodevole l'iniziativa del consigliere La Porta, però credo che il nostro operato finora sia più che soddisfacente. Ritengo che il contributo del consigliere possa essere dato all'interno della commissione consiliare permanente politiche sociali, sanità, innovazione tecnologica e transizione ecologica e pertanto invito i consiglieri comunali, il consiglio comunale a votare contro la mozione del consigliere La Porta. Grazie. Lo sappiamo bene, in particolar modo nella contabilità degli enti locali, come 2 per 2 deve fare 4. Lei lo sa bene, a me non interessa questo. Se volevo una sua relazione di inizio mandato, era un'apertura che lei diceva a noi minoranza, conosco i problemi perché li ho vissuti e oggi programmo la nostra città insieme a voi con queste modalità. Seguire lo schema, quello dei numeri che ti sono ben chiari in testa e buon lavoro. Grazie consigliere La Porta. Ci sono altri interventi? Un piccolissimo intervento, giusto per quello che ha detto, sì, posso? Sì. Giusto per
renderci conto tutti se è possibile che il consorzio farmaceutico non sia partecipato dal comune titolare della farmacia comunale. Mi sembra veramente, da neo consigliere comunale, mi sembra veramente assurda, una situazione veramente assurda sulla quale dobbiamo subito intervenire, a mio avviso. Ma oggi chi tiene i rapporti, chi controlla effettivamente, mi chiedo, l'operato del consorzio? Cioè, nell'ambito comunale, chi è il delegato alla verifica dell'operato del consorzio farmaceutico che gestisce male la nostra? Male a quanto dicono i cittadini, e noi siamo tutti cittadini, la farmacia. Non so chi sia, so che è un altro argomento, però è un argomento di... Non abbiamo tanti, al di là della gestione, oltre che non è disponibile, oltre zero! Va bene, grazie, consigliere Pesce. Un attimo, c'è la prima pizza. Primo consiglio comunale, tematico sulla farmacia. Ma stasera ci stiamo migliorando sul territorio. Io sto parlando a Massimo Laporta, consigliere Massimo Laporta. Io vorrei dire una cosa, che se ci sono, e vedo che ci sono, dei fatti personali tra te e il sindaco, non li devi venire a mettere in consiglio comunale portando degli argomenti alle carenze greche. Questo cosa hai detto, Massimo? Io sono la legazione politica. Tu la devi smettere di offendere. Non offendi le persone. Tu hai fatto una serata intera, offendendo i consiglieri comunali e il sindaco che è senza capelli e ciancio. La devi smettere, tu la devi smettere, perché siamo arrivati a un punto, e non sono una negazione politica, io sono una persona che ad Agropoli ho sempre lavorato, ho sempre dato il mio consenso, sono stato qui e sto qui a fare gli interessi di una città, adesso basta, non posso proseguire queste lezioni due, tutte le volte che facciamo un consiglio. Ha un intervento politico, lo fa io l'intervento politico lo posso pure fare. Non c'è il problema è quando è definitivamente bloccato, non serviva.
Signor Sindaco, mai a pensare che sia un attacco personale. Una volta faceva l'assessore al bilancio, oggi è sindaco della città. Io due parole voglio dire su questo. Nei numeri c'è anche la politica. E quindi lei ha tutta la possibilità di mettere in quei numeri la politica. E questo che le chiediamo. A casa mia e a casa sua, se qualcosa non va bene perché ci costa troppo e non ci dà nulla, la eliminiamo. Ma è proprio un discorso, non lo voglio fare proprio da donna che fa la spesa la mattina, ma la farebbe qualsiasi cittadino. Ora, questo consiglio, un consiglio nuovo, un sindaco nuovo, vedrà se ci sono stati degli errori che vanno portati, ristabiliti. Ma non c'è un attacco tra le persone. Non ci mancherebbe, io mi voglio salutare con loro e poi voglio che mi salutiate per strada. I cittadini no. Comprendono, non è che non comprendono. Grazie, grazie Presidente. Grazie consigliere Serra, prego consigliere Pesca. Noi abbiamo altri 5 anni, quindi con la massima collaborazione tra maggioranza e opposizione che deve esserci sempre nel rispetto dei ruoli e delle persone. Bravo Mario, bravo. Grazie, c'era il sindaco che voleva intervenire. Giusto per precisare che non ho mai detto molto che gli attacchi del consigliere della Porta fossero a livello personale, ho fatto anche io una battuta. Ringrazio l'intervento di Michele, del consigliere Michele Pizza, la mia difesa. Voglio ribadire a tutti quanti che la mia difesa, lo voglio dire davanti ai cittadini agropolesi, sarà il mio operato, quello che riuscirò a fare, quello che questo consiglio riuscirà a fare e quello che questo consiglio riuscirà a fare anche, e l'ho detto nel discorso di insediamento, anche con l'apporto della minoranza. Non sono mai stato un gran oratore, sono stato oggetto di offese durante la campagna elettorale, ma non me le sono lasciate andare di dosso. Ciascuno di voi noterà che sono stato oggetto, non soltanto io, ma che in alcune circostanze anche la mia famiglia, di offese da qualche pseudo giornalista della zona. Non ho mai ripetuto, non ho mai replicato, le ho accettate volentieri, però permettetemi di dire, questo adesso è uno sfogo mio personale che va di fuori, vi chiedo così, non ho visto parole di sostegno riguardo alla mia figura e riguardo a quella della mia famiglia, riguardo a tanti, e anche oggi ne è uscita un'altra rispetto a mie condotte di affari, con i venditori chissà quante vendette dovrà fare nel mio terreno, che ribadisco dal PUC e zona E3 e 4 e il responsabile dell'ufficio urbanistico Germinale potrà confermare, con tutte le aziende o le associazioni di questo territorio di cui ho la fortuna di avere un buon rapporto, perché la mia fortuna, credetemi, essendo stato quello di essere una persona pacata, di accettare, di subire o di accettare qualsiasi consiglio e di ammettere io per prima nei miei, guardo innanzitutto nei confronti della mia persona, quando io sbaglio sono il primo ad ammettere. Adesso ribadisco, ringrazio tutti per le parole di sostegno, ritorniamo agli argomenti del consiglio comunale e ribadisco. Il giudice nei confronti di quello di questo sarà il popolo, quando poi vorrà, se tra 5 anni o prima, poi aspettiamo un ricorso, una decisione di un TAR, che questo ha contribuito a creare, permettetemi di dirlo, nella popolazione un clima di tensione, però io l'ho sempre detto, in quanto mi hanno intervistato ho ribadito queste parole. Non ho mai rifiutato l'intervista di nessun giornalista. Voglio precisare che alcuni giornalisti del territorio, quando sono a delle manifestazioni, non chiedono che io venga intervistato. Grazie. Va bene, quindi procediamo con il sì, prego, consigliere Pesci. È stato fatto riferimento ancora una volta al ricorso al TAR, che pare abbia esacerbato la politica. No, la politica si è acerbata, è dovuto alle storture che ci sono state, ripetiamolo, fino a sfinimento, e che per 11 giorni sono emerse. Perché se un doppio verbale che ho qui fotografato, proprio per
prendere tutte le persone. Porta, doppio verbale originale, 104 voti pesce, cancellato 57, quello che va in prefettura, 104 voti pesce, cancellato 59, stessa sessione. Raffaele Pesce, oggi consigliere comunale, candidato sindaco, ha dovuto obbligatoriamente a dire la giustizia amministrativa l'unica deputata a risolvere questi casi assunti, conclamati, individuali da un giudice togato che ha presieduto per 11 giorni la commissione. Quindi non credo che sia quello il problema. Io sono il primo, mi sembra, ad aver fatto una campagna elettorale senza andare contro nessuno, ma proponendo, non mi sembra, la sono venuta a salutare a te la stessa avanti alla sezione, perché non ho problemi a continuare a fare politica come l'ho fatta in campagna elettorale. Sono stato anche ho avuto grosse attestazioni di stima anche numeriche proprio per questo mio modo, e sto riportando in consiglio comunale con delle proposte, anche disponibile a collaborare su problematiche che attanagliano il paese. E su questo voglio associarmi alla mia collega Elvira Serra su quanto riguarda i numeri che sono anche politica e sull'economia domestica che si deve riversare nella cosa pubblica. Però aggiungo che i servizi pubblici, l'ente non è solo un'azienda che basa tutto sulla produzione, perché il risultato non è la produzione, il risultato è il benessere dei cittadini, il benessere dell'utente della farmacia pubblica, il benessere del cittadino che vuole manutenzione, il benessere dei servizi dell'ASIS, il benessere dato da tutte le partecipate del comune. Quindi noi, oltre ad essere attenti ai numeri, invito, dobbiamo essere attenti all'operato di tutte le partecipate, e ribadisco subito intervenire sulla possibilità delle farmacie. Quindi cioè, il nostro obiettivo non è una produzione di bene, il bene che dobbiamo produrre è il benessere dei cittadini. Credo che questo serva pure a riproporre la buona volontà di tutti, credo, in quest'aula. Poi possiamo pure avere diversi, io e Mario Pesca in continuazione ne abbiamo anche in tribunale, ma poi c'è cioè, comunque il rispetto, perché sappiamo che dobbiamo lavorare tutti per il benessere, come nessuno vuole l'ostruzionismo, però ci sono delle cose che è evidente che non siano chiare. Io guardo sempre al futuro, il passato, quando ho fatto parte dell'amministrazione passata, quindi posso permettere di non avere nemmeno il quadro delle cose successe, guardo solo gli atti e guardo solo quella che è la città. E quindi il mio intervento, credo, ad oggi, in tutti i consigli comunali, non possa essere indicato oppure indicato come intervento di un'opposizione assolutamente non attenta e che vuole solo far cadere la maggioranza, perché non è così, non sarà mai così. Ovviamente metteteci in condizioni di collaborare per il bene della città. Grazie consigliere, grazie. Allora procediamo quindi con la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Pesce, Serra, La Volta, nessuno astenuto. Immediata approvabilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? La Volta, Serra, Pesce, nessuno astenuto. Ok, passiamo al punto numero 17. Dottoressa Serra, prego. Signor Sindaco, come lei sa, io sono stata candidata al Parlamento. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno dato un discreto successo credendo in me. Io voterò a favore perché è giusto, però un po' sono rimasta dispiaciuta, ma glielo ho anche detto, per il fatto che in queste spese si siano ridotti gli spazi elettorali. Allora, voi per il poco tempo che c'è stato, però le persone non si sono potute informare come dovevano, perché alcune strade erano proprio prive. Io parlo di via Pio Decimo, dove prima c'erano tanti cartelloni illustrativi della pubblicità elettorale, quest'anno non è stato messo nessuno. E veramente abbiamo dovuto faticare non poco, perché una campagna elettorale ha anche dei costi, delle difficoltà,
Allora informare le persone in maniera diversa, quindi ampliando il solito sanguigno, quindi distribuendo il DP, è diventata una difficoltà. Quindi io voto sicuramente a favore, perché questi soldi ci saranno restituiti, però mi è dispiaciuto che non si sia trovata la possibilità di informare i cittadini, perché secondo me anche questo fa parte dell'istruzione e noi dobbiamo sempre migliorarla e mai diminuirla, perché così che il cittadino riesce a scegliere anche meglio. La ringrazio. Ci sono altri interventi? Raffaele. Mi associo a quanto detto dalla collega Villaserra. Ovviamente votare contro un atto del genere sarebbe questa ostruzione, e quindi, dato che la democrazia è fatta anche di spese, per fortuna abbiamo votato, votiamo, quindi annuncio il mio voto favorevole. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? No? Allora procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Immediata sicurezza. Precedentemente ho parlato in una mozione di mobilità urbana, una mobilità che va a soddisfare tutti i cittadini, mentre oggi noi siamo prossimi a una spesa che tra l'altro viene anche cofinanziata dagli stessi cittadini nella misura di 90.000 euro. Io entro nel tecnico, assessore, e avevo invitato il direttore generale, seppur qui sotto viene menzionato come direttore generale e segretario generale, anche se sia un errore, però mi è venuto in dubbio, forse l'assemblea che partecipa soltanto il sindaco di questa città ha modificato il ruolo del dottor Capostolo nella persona del dottor Minardi. Però è responsabile del servizio pubblico istruzione, ma gli è stato dato anche il ruolo di direttore generale. Ma al di là di questo, io entro nel merito dell'analisi dei costi che sono stati redatti da un'azienda che conosciamo bene, che non ha esperienza nel campo, perché oggi il Consiglio è chiamato a dare un servizio sui trasporti alla nostra società di servizi, che esperienza in merito ai trasporti ne ha pari a zero. E lo si evidenzia di come è stato redatto questo piano sui, diciamo, dei costi, con una grande confusione per chi legge. Poi sono qui ad ascoltare l'assessore che fa la proposta, che sicuramente mi chiarirà i miei dubbi. Allora assessore, le faccio la prima domanda: gli autobus vengono acquistati o noleggiati? Un autobus di proprietà dell'azienda speciale e un altro autobus verrà sicuramente noleggiato momentaneamente, poi abbiamo intenzione di acquistare due autobus. Ok, sì, perché l'analisi è proiettata in un modo non chiaro, vengono riportati dei costi di noleggio, lei lo insegna che il costo di noleggio è ogni comprensivo delle spese di assicurazione, mentre nel prospetto vedo costi importanti di assicurazione e manutenzione degli autoveicoli, che sono sempre a carico di chi noleggia e sono circa 8.000 euro. Abbiamo da rendere due autisti come interinali, con un costo... Un autista già è un dipendente interinale di alcuni servizi. Ci sono nell'organico della Propri Servizi autisti che hanno la categoria per sono in possesso della categoria D. Ciò significa che è ancora una volta un errore, perché me lo va a imputare già un costo del personale che non rientra in questa scheda, ma rientra nei costi già. Consigliere, ne prenderemo due, le chiedo scusa. Se qualcuno una mattina ha un mal di pancia, non si può rientrare. Se vogliamo controllare sul prospetto, forse ci chiariamo. Altrimenti mi dice delle cose errate. Allora, vengono riportati nel prospetto costi di 13.000 euro all'autista per un costo complessivo di 26.000 euro. Ciò significa che se nell'analisi del costo me lo riporta in questa scheda e poi mi dici che sono già degli autisti in carico alla Propri Cilento Servizia, vi ricordo che sono degli autisti che già sono nel piano programma approvato da questo Consiglio Comunale. Vedo il Presidente che mi dice di sì. Se lei vuole venire mi può spiegare, lei Presidente, sì, a me fa piacere. Consigliere, ce n'è uno solo, ne
dobbiamo prendere altri due, perché non possiamo garantire il servizio con soltanto due autisti. Nel momento in cui uno ha un mal di pancia una mattina, io, scusa, ci deve essere qualcun altro che va. E dico che i costi sono pari a 13.000 euro all'autista, per un totale di 26.000 euro. Allora, l'analisi è errata. Per quanto mi riguarda, il mio voto non sarà favorevole, seppur il mio auspicio è quello di creare il servizio, però credo che siano dei costi che non sono stati comparati con l'attuale servizio trasporti che questa città già espleta. Perché come dicevo nella mia mozione, noi abbiamo l'ente provincia che ci assegna chilometri di percorrenza ad un costo, non so se lo sa, il costo che paghiamo a chilometri come provincia di Salerno in termini di percorrenza. Consigliere, le dico questo perché le voglio far riflettere qual è stata la mia analisi. Se noi la provincia di Salerno spende 1,70 euro a chilometro che paga la società assegnataria del trasporto, noi potevamo andare ad incrementare questa risorsa che con gratulazioni abbiamo trovata nel 2022 e poi dobbiamo trovare nel 2023 e 2024. Anche qui una ripartizione errata, signor Sindaco, lei con i numeri ci lavora, se andiamo a fare il rapporto, proprio perché rappresentava l'assessore Giangiola che il servizio sarà ad ottobre inoltrato, ci rimangono 20 giorni di trasporti, 20 giorni, un trasporto giornaliere, 20.000 euro, proprio eccessivo. Questa è una mia prima analisi di impatto che faccio con i numeri, perché anche io qualche numero lo conosco, e cerco di dare sempre il mio contributo alla mia comunità. Credo che sono dei numeri da rivedere, ve lo dico con il cuore. Poi se dobbiamo incrementare ai 2.130.000 euro che la società Agropolicinetto Servizi gestisce e dobbiamo mettere altri 90.000 euro, va bene, però io credo che possiamo fare un'analisi un attimino diversa per avere anche il mio voto, perché così non deve passare condizionalmente che il mio voto, che sarà di astensione se voi continuate su questa posizione, perché onestamente le analisi dei costi non si fanno in questo modo. C'è una confusione di chi l'ha redatto, sicuramente lei non è un esperto, è un medico e sicuramente non entra nei numeri come posso entrarci io che posso avere un'esperienza specifica, ma un'analisi del costo sviluppata in questo modo, senza un'analisi di comparazione, è praticamente inaccettabile. Chi è il funzionario, ecco, nel caso specifico, il segretario generale che dà il parere, con diventi segretario, si vede anche questa rogna. No, dico, si trova anche questa rogna nel non avere una competenza specifica, perché lei giustamente può dare il parere ai sensi dell'articolo 49, però sui numeri non entra nel merito. Questo è il mio sorriso, segretario, non è un sorriso certo per dirvi qualcos'altro. Non ho problema, si dice, quando penso quello che penso. Ciò significa che rivediamo un po' questi prospetti, c'è un attimo di confusione, credo che il progetto può essere integrato ai trasporti che già in questa città esistono e con 90.000 euro, con le somme che mette in piedi la provincia, riusciamo a dare un servizio non solo al trasporto scolastico ma anche a tutti i cittadini di questa città, in particolar modo delle periferie. Così facendo riusciamo a non caricare una società che già è carica, però purtroppo è sempre a disposizione, è disponibile a soccorrere, diciamo, delle mancanze dell'amministrazione quando c'è l'esigenza, quando ci sta diciamo, l'urgenza. Però in questo caso ritorno sempre a dire che non si deve correre, proprio perché mancano 40 giorni, se il servizio si vuole fare, credo che con 20.000 euro che avete fatto già la variazione, abbondantemente potete noleggiare qualsiasi società con una manifestazione di interesse e sbarchiamo il 31 dicembre. Nel frattempo si fa un progetto diverso che con un'indagine non veloce come è stata richiesta dalla società, che sicuramente vedo anche le date di protocollo, avete corso e credo che quando si corre si fa un cattivo lavoro. Allora
ci sta di tempo fino al 31 dicembre di utilizzare i 20.000 euro per il trasporto scolastico con una società che si trova sul mercato, la stessa società che sta utilizzando l'amministrazione provinciale di Salerno, e dare il servizio di trasporto ai ragazzini, perché è un servizio fondamentale che questa città deve svolgere, deve dare ai cittadini. Poi preferibilmente a costo zero facciamo tanti investimenti, cerchiamo di fare un investimento senza far pagare le famiglie. In questo particolare momento le famiglie soffrono, e se riusciamo a non fargli pagare nemmeno il biglietto, riusciamo a dare un ulteriore atto di fiducia a tutti i cittadini. È una mia proposta, poi è chiaro che voi siete la maggioranza, voglio precisare che forse prima mancavano pure i numeri, ma sempre per lealtà politica io mi potevo alzare e far cadere il numero legale, invito i consiglieri comunali a fare la conta dei numeri in consiglio, però io queste cose non le faccio, ma ve le dico, mancavano i numeri, ma noi siamo qui fermi a discutere, a confrontarci, a stimolare e a dare dei consigli che poi siete voi a valutare e a decidere come sempre. Grazie. Grazie. Solo per precisare, noi riteniamo che la cifra sia congrua. Deve pensare, consigliere della Porta, che nel 2007 l'ultimo affidamento esterno sono stati stanziati 80.000 euro. 2007, parliamo di circa 15 anni. Ritengo onestamente che sia congrua. Abbiamo due autisti da assumere, in quanto che uno è fornito di patente D, e il servizio, sì, siamo stati celeri, siamo stati rapidi. Io non so se devo andare piano o devo correre. È un modo anche per offrire un servizio alla città, e il servizio alla città va offerto io personalmente, insieme alla giunta, insieme al sindaco, abbiamo spinto affinché non ci fosse nemmeno la manifestazione di interesse, ci fosse un affidamento diretto, perché c'è necessità di un trasporto scolastico ad Agropoli. Io mi vergogno nel momento in cui i paesi limitrofi, interfacciando persone che lavorano in paesi limitrofi, forse Agropoli è rimasto l'unica città a non essere fornita di un servizio di trasporto scolastico. Quindi quest'anno è uno start-up, partiamo, è via sperimentale, offriamo un servizio, e mi auguro onestamente che poi anche l'anno prossimo possa essere ribadito e riconfermato il servizio, anche rivedendo il piano economico. Grazie, prego, consigliere Pisce. Il parco automezzi, onde evitare pure atti di vandalismo, dove il parco automezzi individuato? Lo individueremo, penso, presso l'azienda Agropoli Servizi. E c'è un parco mezzi dove? Questo è io. Cioè, giusto delle cose pratiche per evitare problematiche successive, anche con riferimento alle cose di cui abbiamo parlato prima, atti vandalici, sorveglianza. Devo dire che io sono stato artefice di una interrogazione in tempi non sospetti, perché l'esigenza c'è, e quindi penso che si possa poi perfezionare questa idea che state proponendo adesso, anche come costi, verificandola nei mesi, e spero che si possa portare nuovamente quello che si vuole. Io quindi anticipo il mio voto positivo, favorevole. Sperando che si possa sempre. Sono state interpellate 10 aziende che fanno il trasporto. Telefonicamente hanno dato un punto a ora di indisponibilità in merito, cioè iniziare il servizio in tempo rapido. Perché, assessore, il problema è proprio questo, che noi dobbiamo comprendere se sul territorio ci sono altre persone che lavorano in questo settore e che ne avrebbero una perdita. Io ringrazio sempre la disponibilità dei propri servizi, ma noi dobbiamo essere sempre certi che non ci siano altre persone che lavorano in questo settore, a cui noi pure dobbiamo dare una possibilità. Però se voi li avete interpellati con evidenza pubblica e loro non vogliono partecipare, a questo punto... Non c'era la possibilità di iniziare il servizio in tempi molto rapidi. Cioè questa è stata
su 10 aziende. Perché io secondo sempre, assessore, che più aziende lavorano in un territorio meglio è, si dà più possibilità a famiglie di mettere in piatto a tavola. Ultima cosa, penso che sia sfuggita al consigliere Pesce, prima ha fatto un passaggio dicendo che dopo il periodo di sperimentazione dell'anno 2022-2023 l'azienda predisporrà ogni anno per i prossimi anni scolastici il piano annuale della scuola. Io voglio a breve termine, io voglio a breve termine, la sperimentazione c'è, cioè sempre più vita, non era un appunto. No, per l'amor di Dio, se verifichiamo subito, non aspettiamo l'anno prossimo, se verifichiamo ci sono problemi inerenti, la questione, credo sia il caso di parlarne con la società alla quale è demandato, perché sì, noi dobbiamo pure renderci conto che stiamo demandando alla gestione comunque che è riservata secondo la convenzione al consiglio di amministrazione della società. Quindi questa è, cioè, l'azione decisionale programmatica prevista nel piano programma approvato al consiglio comunale viene demandata al consiglio di amministrazione dell'azienda, composto dal presidente, da due consiglieri e dal direttore generale. Io sono, cioè, ben venga, sono tutti presenti, e mi permetto, anche se non è questo non è, diciamo, formale la cosa, di rivolgermi direttamente a loro, che se intervengono problematiche farne subito partecipare questo consiglio comunale. Abbiamo detto che faremo dei controlli a 3 mesi, a 6 mesi, a fine anno. Certo, va bene. Grazie. Allora, la mia dichiarazione di voto è l'astensione, sì, nell'attesa di prendere visione della documentazione, a quanto sembra presso la nostra società Agrovicinato Servizi, di vedere il progetto di come è stato redatto, perché qui abbiamo solo una sintesi. E una domanda al signor Sindaco: essendo un trasferimento, noi lo stiamo dando nella programmazione triennale, poi si ripeterà nella pianificazione del bilancio di previsione, ciò significa 20-90-90, giusto? Non riesco a capire. 20-90-90, 2022-20, 2023-90, 2024-90, ciò significa che stasera il consiglio autorizza la sua persona a programmare la triennalità. Giusto? Assolutamente sì, sarà oggetto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2022-2023-2025, l'approvazione dei piani di programma aggiornati della COVID-19. Ok, confermo e mi astengo alla votazione. Ok, allora procediamo con la votazione. Sindaco, prego. Una mia brevissima dichiarazione sull'argomento. Volevo esprimere i miei personali ringraziamenti per l'opera svolta all'assessore Ciangiola e all'intero CDA, nonché il responsabile e al direttore generale capostro dell'azienda, la nostra azienda Agrovi Servizio. Io penso che questo dare la possibilità alla nostra cittadinanza di usufruire di questo servizio sia quel famoso cambio di passo che il consigliere della Porta poc'anzi chiedeva a questa amministrazione e a questo sindaco. Quindi invito eventualmente a ripensare sulla sua modalità di espressione del voto e comunque chiedo a tutto il Consiglio Comunale di esprimere il voto favorevole. Allora, signor sindaco, piano in causa, sono costretto a risponderla. Come ben sa, la redazione di un progetto è fatto con dei criteri diversi di quello che è stato risposto. Io ho fatto delle proposte e non sono stato ascoltato. Come al solito, lei mette avanti sempre la bontà del progetto. Io non lo sto discutendo per quelli che è la finalità, io sto discutendo la spesa. Per la spesa che ho sempre cercato di confrontarmi con lei e di cercare di non spendere molto. Questa è la mia osservazione. Proprio per questo non sto votando contro, è un'astensione. E nel momento che ci sarà il bilancio e avrò avuto modo di vedere come funziona il servizio, voterò a favore sicuramente degli esercizi costa. In questo momento ho dei forti dubbi sulla spesa, in virtù che la provincia di Salerno eroga un servizio di trasporto sul nostro territorio e incrementando
le risorse che stiamo mettendo a disposizione, credo che diamo un servizio per tutta la città, non solo per il trasporto scolastico. E i vari problemi che abbiamo parlato, ragazzi, turismo, arrivano dei turisti sulle nostre attività turistiche e non riescono ad avere un trasporto pubblico. Questa era l'idea mia, con queste risorse integrare il trasporto che già prevede in città. Non è possibile discuterne. Va bene, prendo atto e mi aspetto. Grazie, grazie mille consigliere, quindi procediamo con la votazione. Prego consigliere. Volevo solamente acclarare quanto detto dal sindaco. In effetti noi del PD, parlo a nome del mio partito, che rappresento in questo momento, consapevoli della bontà assoluta, della qualità del servizio che offriamo, con una celerità tempestiva che è stata effettuata dal consigliere Ciancio, preannuncio il voto del PD favorevole. Grazie. Grazie, quindi procediamo con... Allora, prego, dottoressa Serra. Non si può mai negare un servizio ai cittadini e soprattutto ai ragazzi, perché la scolarizzazione, le famiglie vengono prima di tutto, hanno bisogno di noi. Però certamente è qualcosa da controllare nel tempo, per i costi, e bisognerà dare un servizio che sia utile a tutta la cittadinanza, non soltanto per le scuole, che sia garantito dal primo all'ultimo giorno di scuola. Quindi noi come sempre attueremo un controllo su questo, non abbiamo dubbi che la mobilità è importantissima per le scuole e per le famiglie, quindi io voterò in maniera favorevole. Grazie, quindi procediamo con la votazione. Che... un argomento la vertura dimostrata da questa maggioranza, da questa minoranza, a questa maggioranza per i servizi pubblici credo debba essere la stessa rivolta alle proposte della minoranza quando si tratta dei servizi pubblici, come quella che ha fatto nella mozione il collega Laporta, e ancora di più sull'interesse pubblico collettivo di un'area archeologica che è il prossimo mese sulla sanità. No, era giusto per ricordare, caro Presidente, noi abbiamo votato non un ritiro di una mozione, abbiamo votato il rinvio. No, perché non c'è stata chiarezza, noi abbiamo votato il rinvio della stessa mozione che verrà perfezionata, ma no, perché non si è capito bene che cosa abbiamo, forse non si è capito io bene. Non l'ho detto. Voglio ricordare a chi già marcia su queste cose. Va bene, quindi esprimo. Vuole intervenire di nuovo anche l'assessore? No, un'ultima cosa, un ultimo argomento proprio. Potremmo, abbiamo intenzione di utilizzare gli autobus, quindi anche i dipendenti, anche durante il periodo estivo per la mobilità urbana. Questo quindi ecco perché i 90.000 euro penso che siano esatto. Va bene. Vabbè, procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? La porta. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Come sopra, chi è contrario, nessuno, chi si astiene, la porta. Va bene, signori, quindi alle 20:26 la seduta è sciolta. Grazie.